diciamo, la possibilità agli interventi, quindi magari successivamente dopo chi vuole intervenire dal pubblico, insomma, siamo aperti. La consigliera Carluccio potrebbe anche prendere direttamente, diciamo, anche per stilare un elenco di interventi per non accavallarsi magari, quindi diciamo è un'assemblea aperta ai cittadini. È arrivato anche il sindaco. Buonasera assessore, è arrivato anche l'assessore Barbara. Grazie. Come diciamo annunciato, diciamo, è un incontro pubblico, quindi con la possibilità degli interventi. Dal titolo, diciamo, è eloquente, insomma, sul tema a cui stiamo affrontando, insomma, questa sera. Si sente? Sì, no? Allora, questo incontro, diciamo, verge su una problematica molto importante, insomma, che incide molto in questi anni sul tessuto sia sociale che economico del nostro territorio, che è quello dei rifiuti. Il nostro obiettivo, diciamo, da sempre, sia come gruppo consigliare, è stato quello di coinvolgere i cittadini, conoscere le loro esigenze, anche in questo caso i loro disagi. Perché riteniamo che il coinvolgimento da parte della comunità su grandi tematiche come quella della salute, dell'ambiente e anche delle grandi opere sia importante, insomma, per il benessere del nostro territorio e della nostra comunità. In questo caso anche il contro verge anche sulla trasparenza e l'inclusione dei cittadini su questa tematica. La trasparenza nel senso di chiarezza, di informare i cittadini sulle dinamiche che si stanno svolgendo sulla gestione dei rifiuti, sulle problematiche dei rifiuti, e diciamo che da 20 anni attanagliano, insomma, la nostra comunità. Quindi questa è la sintesi della tematica che affronteremo questa sera. Ringrazio, l'invito è stato esteso. Diciamo, abbiamo invitato, anche se diciamo, nei tempi ristretti, il Presidente della Regione, che diciamo, ci ha risposto perché la tempistica, insomma, abbastanza ristretta, non può essere, il Direttore dell'AGE, e sono stati anche invitati i sindaci, non lo so se magari qualcuno in sala, lo ringrazio, i sindaci, i consiglieri dell'Exato, Lecce 2, che sono i comuni che confluiscono nel nostro biostabilizzatore. Ringrazio, un ringraziamento speciale va diciamo, in questo caso a Sergio Blasi, consigliere regionale, in quanto insomma, è esperto, abbiamo deciso di coinvolgerlo perché indipendentemente dalla posizione politica, una persona che si dimostra almeno sempre disponibile e sul campo della tematica dei rifiuti è un esperto. Quindi vi ringrazio, passo la parola adesso al nostro capogruppo Lorenzo Borgia. Buonasera al consigliere Sergio Blasi, grazie qui Sergio, buonasera al sindaco, all'assessore Pappalà e a voi tutti. E come ha già, diciamo così, mi alzo perché ci sono poche slide per pochi minuti, quindi parlerò davvero molto poco, per poter poi aprire agli interventi ovviamente del sindaco se vorrà intervenire, dell'assessore, di chi vorrà e dei cittadini tutti. Come diceva Giuseppe, qualora qualcuno volesse intervenire, speriamo di sì, ecco, può segnalare anche a noi, ma magari lasciando nome e cognome, alzandosi un attimino, e così facciamo, diciamo, gli interventi in progressione senza dover alzare il dito, insomma, per intervenire. Se possiamo abbassare le luci, volevo dire prima poche parole, quindi noi non facciamo questo questo incontro contro qualcuno, tanto meno contro l'amministrazione. Noi facciamo parte dell'amministrazione come tutti i cittadini fanno parte dell'amministrazione. Abbiamo semplicemente ritenuto e riteniamo che sia importante informare i cittadini direttamente e ascoltare anche la loro voce, perché sì, è vero che noi gli amministratori appunto hanno anche il dovere di fare delle scelte, però
abbiamo anche, diciamo così, il dovere di ascoltare direttamente la loro voce, perché magari i nostri pensieri possono essere avvalorati, diciamo così, da quello che è il pensiero di ognuno dei cittadini di Poggiardo, oppure può anche cambiare, come devo dire, possiamo prendere decisioni un pochino che divergono rispetto a quello che noi pensavamo. Quindi il confronto è sempre un confronto, diciamo così, costruttivo. Quindi non è un incontro politico, non prendetelo come un incontro politico, al di là che sia organizzato dall'opposizione. Non ci prendete nemmeno come opposizione, vi prego. Ci prendete come delle persone che sono qui per parlare con chiunque, perché tutti facciamo parte dell'amministrazione e quindi credo che gli obiettivi devono essere sempre univoci e sicuramente sono quelli. Al di là poi delle posizioni che possono essere anche diverse, no? Di pensiero. Io ho così fatto qualche slide, ma perché per aiutarmi a fare un discorso, come dire, che abbia un piccolo senso, insomma, che arrivi ad un dunque. Poi parleremo appunto in particolare di raccolta differenziata e raccolta differenziata spinta. Beh, la raccolta differenziata è quella che noi facciamo adesso. Prego Giuseppe, grazie. Quindi molto semplicemente, so che voi, molti di voi sono esperti di queste cose, però insomma è giusto fare un ricapitolo generale. Quindi facciamo la raccolta di carta e cartone, della plastica, del vetro e dei metalli. E beh, tolto tutto questo, che cosa rimane? Rimane il rifiuto indifferenziato, cioè la parte che noi chiamiamo secca più la parte umida o organico insieme. Prego. Quindi, ed è proprio questa parte, il secco e l'umido, che produciamo noi, ma che producono altri 45 comuni che qui conferiscono i loro rifiuti, appunto è questo rifiuto indifferenziato composto da secco e umido che arriva al biostabilizzatore. Che cosa fa il biostabilizzatore? Biostabilizza, cioè fa una operazione, come potete leggere, di trattamento della componente organica umida dei rifiuti solidi urbani, che porta alla produzione della cosiddetta frazione organica stabilizzata, cioè arriva rifiuto non stabilizzato, viene sottoposto ad un determinato processo e il rifiuto diventa stabilizzato e in particolare diminuisce anche di volume, per cui da una montagna di rifiuti si ricava un rifiuto, diciamo così, una quantità di rifiuto molto inferiore. Dove va? Tutta questa, diciamo così, operazione precede lo smaltimento in discarica o anche nei termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica. Prego. Nella raccolta differenziata spinta non c'è più la raccolta del secco più l'umido, ma c'è la raccolta del secco separata dall'umido o organico che sia. D'accordo? Quindi noi dovremo nel prossimo futuro, così come i 45 comuni, arrivare a separare il secco dall'umido. Prego? Ma che cos'è il secco? Per capirci, qui c'è un elenco di cose che rappresentano il rifiuto secco, residuo dopo la raccolta differenziata che abbiamo detto. Quindi piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, carta oleata, carta plastificata, forchette, bottiglie e cucchiai di plastica, sottovasi, bacinelle, materiali in plastica di imballaggio, giocattoli, appendiabili in plastica, mozziconi di sigarette spenti, cassette audio e video, floppy disk, CD, pannolini assorbenti igienici, cosmetici, tubetti di dentifricio, cerotti, cotone idrofilo, sacchetti dell'aspirapolvere, stracci sporchi. Scusate? Grazie, prego. Invece l'umido, questo, è composto da tutte quelle sostanze di origine vegetale o animale che giornalmente occupano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani, e cioè avanzi di cibo, crudo o cotto, lische di pesce, ossi, residui di pulizia delle verdure, gusci di crostacei, di frutta secca, d'uovo, poi avevo anche pasta, spalinati, terra, erbe, foglie secche, rifiuti di giardinaggio, residui di legno, stuzzicadenti, sughero non sintetico, cenere, carbone, fiammiferi, fondi di caffè, di tè, carta unta, fazzoletti sporchi, eccetera. Questo è un esempio. Va bene? Quindi noi dobbiamo separare il secco dall'umido.
L'umido che problemi pone? L'umido, appunto, invece, o organico, è una sostanza umida, cioè che contiene quindi acqua, e quindi dà problemi di percolazione nelle discariche, quindi di liquido, in pratica, che abbandonano la parte solida e quindi se ne va giù rispetto alla massa dei rifiuti, elevati costi e anche emissioni nocive per l'incenerimento. E poi questi rifiuti che fanno? Fermentano e producono cattivi odori. Arriviamo ai cattivi odori. Quindi, effettivamente è vero, i cattivi odori derivano in pratica, in particolare dalla parte umida. Anche se nel corso degli anni, come causa dei cattivi odori, appoggiando, no, sono state nel tempo, al di là che i rifiuti organici puzzano, però dato che vengono adottati un impianto di biostabilizzazione che quando è nato nel 2010, mi sembra, fin da 3 giugno 2010, è stato presentato come un impianto ad impatto olfattivo zero, poi nella realtà invece questi odori cattivi ci sono. Quindi ma è l'impianto, non è l'impianto, quindi nel tempo, prego Giuseppe, sono stati presi e dice no, ma forse è la discarica dismessa che puzza, forse sono i camion sporchi e quindi il percolato, quella parte appunto liquida del rifiuto umido che poi vanno i camion e poi magari per terra se i camion non sono perfettamente impermeabilizzati, oppure dice no, ma la puzza talvolta sono i fuochi nei campi vicini, oppure nell'ambito dell'impianto, cioè, sai, durante lo stoccaggio dei rifiuti quando arrivano, vengono stoccati in un ambiente, poi questo ambiente magari le porte rimangono sempre aperte d'estate, e forse è quello per cui all'impianto, no, le misure, fra cui bisogna cercare all'impianto, cercate di chiudere quanto più possibile queste porte. Oppure l'eccessivo carico dei rifiuti in ingresso, perché se un impianto può, diciamo, trattare fino a un massimo, ad esempio, di 100, poi però viene sovraccaricato e ne arrivano 110, 120 di rifiuti, è ovvio che l'impianto potrebbe andare, voglio dire, no, in una fase di non eccellente funzionamento e quindi potrebbe produrre problemi. Il biofiltro, il sindaco si è speso, devo dire la verità, per la questione del biofiltro, quindi ha martellato, lo posso dire perché ce l'ho anch'io a suo tempo, rispetto all'impiantistica, dire il biofiltro lo dovete cambiare, lo dovete, diciamo, rendere tale per cui davvero questi odori non possano fuoriuscire, e oggi si scopre che il rifiuto organico è il problema essenziale, per cui si dice, guarda, quello che puzza dell'impianto è il fatto che all'impianto arrivi troppo rifiuto organico, troppo rifiuto umido. Però abbiamo visto che il nostro impianto è un impianto di biostabilizzazione, quindi che biostabilizza l'umido, perché se non arrivasse, allora quell'impianto non avrebbe senso di esistere, dovrebbe esserci un altro impianto per il trattamento del secolo, non lo so, oppure il secolo lo mandiamo in un'altra parte e l'umido va appunto negli impianti di compostaggio. Per avanti Giuseppe, il modo migliore, ecco, è arrivata la consigliera Cotrino. Scusate, grazie. Buonasera. Il modo migliore per smaltire i rifiuti organici, quindi l'umido, è trasformarli in una sostanza utile attraverso il compostaggio. Quindi l'umido dove va? L'umido deve andare agli impianti di compostaggio, dovrebbe andare, però nella nostra provincia non ci sono, quelli più vicini sono nel Tarantino. Quindi non essendoci nella nostra provincia impianti di compostaggio, ci sono gli impianti biostabilizzatori che servono però, come ho detto, a trattare l'umido e il secco mischiati tra di loro. Ora quindi se noi facciamo la raccolta differenziata spinta, separando oltre plastica, vetro, carta, cartone e quant'altro che abbiamo visto, anche l'umido da una parte e il secco dall'altra, l'umido lo dovremmo comunque portare agli impianti di compostaggio. Aspettiamo forse ancora che la regione ci indichi quali possono essere gli impianti di compostaggio a cui conferire, no? Nel Tarantino. E quindi, nel caso, quando noi e gli altri comuni cominceremo a fare la raccolta differenziata spinta, il compost, cioè il rifiuto, diciamo così, umido, dovremo portarlo ad uno o più di questi impianti di compostaggio del Tarantino. Che cosa succede poi quando arriva nell'impianto di compostaggio? L'impianto di compostaggio può essere un impianto di tale per cui produce compost, sai, che è una sorta di ammendante, cioè qualcosa che
può essere utilizzato in agricoltura, che viene steso, cioè disperso sulla terra e arricchisce il terreno di sostanze utili, diciamo sia al terreno stesso. Oppure può essere destinato, possono essere degli impianti di compostaggio che invece non producono compost, ma producono CSS, cosiddetto combustibile solido secondario, che è una cosa diversa dal composto, che va dove? Negli impianti tipo inceneritori, tipo ex cementifici come ad esempio quello di Galatina, che bruciano questa sostanza. Noi siamo un po' preoccupati perché se davvero poi questo succedesse o succederà e davvero questa sostanza arrivasse all'impianto di Galatina, per dire, beh, noi ci togliamo le puzze da qua, e le puzze che comportano presenza di sostanze che possono essere anche dannose alla salute umana, quale l'acido solfitrico, il limonene e quant'altro. Quindi perché non trattiamo più l'umido appoggiato, per dire. Però se poi viene bruciata questa cosa a Galatina, cioè i venti insomma porteranno questi fumi da Galatina qui, potranno anche arrivare come dall'altra parte, quindi e quelle diciamo sì, quei fumi e quelle sostanze aerodisperse sono sostanze che comunque non sono sostanze che fanno bene, ma comunque possono essere comunque dannose. Quindi il problema, voglio dire, della salute, o dei dubbi che queste sostanze possono essere non utili o dannose per la salute, rimarrebbe. E non so se diminuirebbe sia o si aggraverebbe. Andiamo avanti? Allora, gli obiettivi e i dubbi, secondo noi, che rimangono e da risolvere, quali sono? Allora, si parte con la raccolta differenziata di umido e secco. Innanzitutto, quando partiamo? Ecco, no? Con quali modalità partiamo? Perché non è che basta, ovviamente, ma questa è l'amministrazione consapevole, voglio dire, ma non è che basta mettere un cassonetto in più per la raccolta dell'umido o l'altro per la raccolta del secco per risolvere il problema, perché e non è neanche un problema solo di culturale, è un problema certamente di informazione, anche culturale, ma probabilmente anche un problema di attivare un sistema responsabilizzante per la raccolta dell'umido. Cioè bisognerà trovare delle metodiche che in altri posti sono state trovate, per la quale ciascuno di noi si sente responsabilizzato e impegnato a dover raccogliere davvero in maniera differenziata tutto quanto. Questo poi potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Poi partono tutti i 46 comuni, partiranno tutti contemporaneamente per la raccolta differenziata spinta? Perché non mi risulta che ancora sia un po', forse Galatina ha iniziato a fare la raccolta differenziata spinta, sì, da quello che tu sappia, e Mempignano che però porta al compostiero di comunità, o no? E Galatina invece l'umido non so dove lo porti, poi ce lo porta in tanti. Quindi tutti gli altri... Noi dovremmo partire a gennaio, però è difficile partire a gennaio, siamo già, se appunto non c'è tutto questo sistema di coinvolgimento della popolazione, che ovviamente dovrà avere anche i suoi tempi. E i costi aggiuntivi, perché se noi poi dobbiamo considerare anche questo, no? Perché se noi portiamo questo rifiuto nel Tarantino, ovviamente non lo portiamo più al Poggiardo, portiamo l'umido, solo l'umido negli impianti di compostaggio del Tarantino, beh, il trasporto è più lungo, il trattamento costerà. Quanto costerà? Questa è la domanda che ci poniamo. Trasporto dell'umido agli impianti di compostaggio del Tarantino, appunto, dobbiamo considerare se ci sono dei costi aggiuntivi, qual è la stima eventuale di questi costi aggiuntivi. E il trasferimento, noi con l'umido lo portiamo lì, e il secco dove lo portiamo? Continuiamo a portarlo al biostabilizzatore di Poggiardo? Però se lo portiamo al biostabilizzatore di Poggiardo, che senso ha secondo noi? Perché il biostabilizzatore, abbiamo detto, biostabilizza ed è approntato per ridurre, per trattare la parte umida del rifiuto indifferenziato. Ma se la parte umida più non c'è, il biostabilizzatore di per sé che ci sta a fare? Però teniamo anche conto, il sindaco ne verrà sicuramente altro, che noi in Consiglio Comunale tutti quanti qualche anno fa, sia maggioranza che opposizione, abbiamo deliberato di appoggiare che non vogliamo più nessun impianto, su questo siamo d'accordo, ma non vogliamo nemmeno impianti diversi da quello che cioè trasformazioni di altri impianti.
Per cui se adesso c'è il biostabilizzatore, ma un domani questo ci dovessero dire, questo biostabilizzatore non serve più a trattare l'umido, ma serve solo a trattare il secco, potrebbe dire che l'impianto si trasforma da una cosa in un'altra. E noi abbiamo detto che impianti di trasformazione, cioè trasformati da una cosa in un'altra, non ne vogliamo. Questa è la posizione, e non ne vogliamo. E quindi però lo secco poi dove va? E dove andrà? Poi dovremo anche riconsiderare i costi di dove andrà e del trattamento di cui si farà. E quindi poi dobbiamo considerare il fatto che questo biostabilizzatore, fino al 2025 mi pare, libero, che lo sito è informatissimo, quindi ne sa più di me rispetto alle... nel 2025, quindi abbiamo scritto bene. Abbiamo scritto bene, quindi fino al 2025, ok, fino al 2025 c'è un contratto con chi gestisce l'impianto. Cioè voi, nel contratto c'è scritto, gestirete l'impianto fino al 2025. Siamo quindi partiti dal 2010 e arriverete fino al 2025. Questo perché? Perché chi ha costruito l'impianto è il gestore dell'impianto e deve rientrare nei costi, mi sembra pure giusto, no? Ma se l'impianto chiudesse, dice non serve più, come dice, che cosa succede in questo contratto? Quelli che vogliono giustamente ritornare, no? Dai costi che hanno sostenuto. E allora come si pone la questione? Questo contratto potrà essere revocato o questo contratto dovrà rimanere in atto, in vita? E se rimane in vita però, che cosa succede? Che la quantità di rifiuti del biostabilizzatore diminuisce sempre di più, no? Perché man mano che i comuni fanno la raccolta differenziata spinta, l'umido non lo portano più, no? E ammesso che continuino a portare il secco e che possano continuare a portare il secco, la quantità di rifiuti si riduce. E poi qui c'è un altro problema, perché il gestore ha stabilito, cioè, che al di sotto di una certa quantità di rifiuti io voglio comunque essere garantito che mi sia pagato un tot di tariffa. Cioè non è che se i rifiuti da 100 arrivano a 10 io poi guadagno per 10, io devo guadagnare il minimo per 80, quindi 80 mi dovete sempre dare al comune. Quindi ci sono queste difficoltà, queste diciamo così, queste situazioni. Come le affrontiamo? Quali sono le risposte a queste situazioni? Questo che anche in consiglio comunale abbiamo chiesto e chiedevamo, penso siano dubbi, voglio dire, non di posizioni di parte, di posizioni di contrapposizione, ma sono situazioni per le quali chiediamo di avere delle risposte. Prego. Quindi, altro tipo, perché noi poi fra il tempo della giornata, che poi il consigliere Blasi potrà, quando interverrà, essere molto più preciso su questo, ci siamo letti un po' il piano dei rifiuti a livello regionale che sta per essere ulteriormente discusso a livello regionale e quindi approvato. E ci è venuto, ci vengono dei dubbi, cioè, ma gli impianti di compostaggio che è previsto che vengano costruiti per esempio nella provincia di Lecce, beh, sono impianti che costruirà probabilmente il pubblico, ma poi saranno gestiti dal pubblico o saranno gestiti dai privati? E anche qui, con quali costi, no? Quindi non è un problema di domani, ma insomma, è un problema che dobbiamo porci, perché il problema dei rifiuti lo dobbiamo vedere a tutto tondo. E gli impianti di compostaggio che saranno costruiti nella provincia di Lecce saranno impianti che, consigliere, produrranno compost o produrranno combustibile solido secondario, che abbiamo visto che vorrebbe avere risvolti negativi sull'aspetto della salute dei cittadini. E anche qui, con quali costi per l'ambiente e la salute umana? Il comune di Poggiardo, ecco la domanda che rivolgiamo al sindaco, nel caso non ce ne voglia, ma insomma ci sentiamo di rivolgerla, nel caso che la via della raccolta differenziata spinta e il conseguente smaltimento comportino aggravio di spese, sapranno farlo ricadere sulle tasche dei cittadini? Cioè se oggi ci costa 100 lo smaltimento dei rifiuti a ciascuno di noi, no? Domani ci costasse, per tutti i motivi che abbiamo detto, 110. Siamo in grado di fare in modo che quei 10 non ricadano sulle tasche dei comuni cittadini, dei singoli cittadini? E come? Ci stiamo pensando? Come pensiamo di poter fare? Non abbiamo la sfera di vetro, come qualche giorno fa diceva il sindaco del Consiglio Comunale, e io sono d'accordo, non sono problematiche facili, no?
non sono problematiche magari a cui dare una risposta immediata, ma secondo noi sono problematiche da porsi, da, diciamo così, da studiare, da approfondire. E noi siamo sempre stati disponibili, e dobbiamo ulteriormente questa possibilità, a dare il nostro contributo se lo si terrà, se non lo si terrà, bisogna andare bene lo stesso, non è un problema. Però abbiamo bisogno di avere questo tipo di, sicuramente, di risposte. Prego. Lui, grazie. Tanto però non ho finito, soltanto 5 minuti altri. Riguardo al discorso di dire, ma l'impianto di biostabilizzazione, no? Io ho detto poc'anzi, se non arriva più l'umido, a che serve? Dice, ma è un'invenzione dell'Oronzo Borgia, ho sentito, oppure qualcosa di... Allora, vi portiamo un pezzo di una, della puntata dell'Indiano, di una trasmissione che si chiamava l'Indiano, trasmissione della Lama, sulla, faceva quindi un, diciamo, una disamina sul problema dei rifiuti in provincia di Lecce e non solo, e quella puntata si chiama La bufala dei rifiuti zero. Voi potete trovarla in YouTube, io l'ho trovata in YouTube, quindi è una cosa pubblica, ciascuno può andare lì e vedersi tutta la puntata, ma è un po' più lunga. Quindi abbiamo preso questo pezzo in cui si vede, sentite che cosa dicono gli ingegneri degli impianti che gestiscono i biostabilizzatori rispetto a questa domanda, quando fuori onda, in un fuori onda, il giornalista chiede proprio questa cosa qui. Prego. In la verità ci sarebbero, e sarebbero quelle già evidenziate dal direttore dell'impianto di Ugeretto e dal direttore dell'impianto di Poggiate. Solo che quella era la verità tecnica. Poi c'è un'altra verità, che è quella economica, e della quale in genere non si parla nelle interviste, ma che è puntuale, esce fuori, lontano dalle telecamere, come si suol dire, fuori onda. Cioè la frase di se noi sottraiamo l'umido, portando la parte, ci siamo tagliati in serie di più piatti, la canzone è la parte. Attenzione a questo fuori onda. È stato registrato nel cantiere della discarica di Corigliano ai primi di ottobre del 2013, molto prima quindi che si affacciasse l'ipotesi di convertire i biostabilizzatori in impianti di compostaggio. Vi partecipano tre uomini col GEMO, l'ingegner Lorusso, direttore dell'impianto di Ugeretto, l'ingegner Montanara, direttore dell'impianto di Poggiato, e l'ingegner Mirti, direttore del cantiere della discarica di Corigliano. Fior di professionisti che concordano su una cosa: se il compostaggio partisse davvero, gli attuali impianti dovrebbero chiudere i battenti. Cioè la frase di se noi sottraiamo l'umido, portando la parte, ci siamo tagliati in serie di impianti, la canzone è... La parte organica, la parte organica, serve a creare le reazioni, in questo caso, geologiche aerobiche, che abbassano, abbattono, no, la richiesta di ossigeno. Se non c'è un organico, cioè non ci sarebbe, manca una deviazione, non c'è bisogno di stabilizzare nulla perché già in mente è stabile. Cioè noi stabilizziamo, l'ambiente che specifica tende a trasformarsi, ma devo stabilizzare per non farla trasformare. Scusate, facciamo gli impianti di compostaggio e più stabilizzatori sono più. Si diventano poco efficienti. Cioè andiamo a... Qua si sta alimentando anche un filone economico che deve essere gestito in maniera opportuna, se no abbiamo fatto la compostaggio è un processo lento, non è veloce perché è aerobico, quello è anaerobico, cioè senza ossigeno, in carenza di ossigeno, con produzioni di cattivi odori, ma 10 volte penso di un curato metano. Perché lei se mette una cosa organica, la viene chiusa in una carta, quando l'apre fa in putrefazione, quando l'apre muore dalla pelle. Ok, sì, dato che l'audio non è perfetto, se andiamo alle diapositive, ho riportato qua in avanti, grazie, quindi dalla puntata televisiva dell'Indiano, gli ingegneri, prego, non è un problema, gli ingegneri dice, se non c'è l'organico non c'è bisogno di stabilizzare nulla. Noi, cioè, stabilizziamo una parte organica che è putrescibile, che tende a trasformarsi, la stabilizziamo per non farla trasformare più. Giornalista, quindi se facciamo gli impianti di compostaggio, i biostabilizzatori sono inutili? Avete visto quello di Ugeretto? Sì, sono inutili. Gli altri dicono, diventano problematici, poco efficienti. È chiaro, qui è stato alimentato un filone economico che deve essere garantito in maniera opportuna, cioè quello dei biostabilizzatori. Quindi io capisco, ci sono quindi delle questioni di economiche, di interessi
interessi anche, diciamo così, legittimi, però davvero, se qui appoggiato non arriva più l'umido, quindi il prodotto il rifiuto indifferenziato non arriva alla parte umida, ma arriva solo alla parte secca, il biostabilizzatore ovviamente non ha più ragione di essere. Ecco, era tutto questo che volevo dirvi, vi ringrazio per l'attenzione, adesso passiamo agli interventi. Grazie. Una domanda, un'osservazione? Prego, dottor Gaetano Carluccio. Primo. Io farò un intervento forse un po' fuori tema, perché qua stiamo parlando raccolte differenziate, cattivi odori e tutto il resto. Allora, per evitare di dilungarmi, vi leggerò quello che già avevo detto in qualche altra occasione, così risparmiamo pure tempo. Io penso di rappresentare un certo numero di persone che la pensa come me. Andiamo subito ai fatti. Io ho scritto alcuni giorni fa esattamente queste parole. Allora, mi sono deciso a scrivere perché penso che il silenzio sia a volte scelta di discrezione, spesso un atto di quieto vivere, quando non vera e propria ipocrisia. Vivere accanto a un mostro ecologico non potrà mai diventare un'abitudine, una rassegnazione. Una discarica a due passi da casa uccide e ucciderà comunque. Le rassicurazioni di esperti servono a addormentare le coscienze nostre di chi ci ha fatto questo regalo e di chi con tutto questo si arricchisce spudoratamente. Allora, questo lo scrivevo nel luglio scorso. Poi martedì sera, quindi un paio di settimane fa, finalmente un gruppo insolitamente numeroso di cittadini di Poggiardo ha partecipato al un attimo solo, io ecco, giusto per evitare di dilungarmi, leggo insomma, assistito alla seduta del Consiglio Comunale aperto con la partecipazione di autorità ed esperti vari e preziosita dalla presenza del governante. L'occasione era ghiotta, gli interventi sono stati puntuali e pertinenti, l'argomento impatti, odorigeni e miasmi è stato sviscerato con maestria, le soluzioni proposte sono apparse ragionevoli e promettenti, il pubblico seguiva attento. Nessuno si è ricordato di dire che di miasmi, modo gentile ricercato di definire la puzza, non si muore. I veleni, le sostanze tossiche, cancerogene, mortali, non puzzano, si diffondono senza sosta ogni giorno nel sottosuolo, nell'atmosfera, sulla superficie, senza chiedere permessi e autorizzazioni. Non conoscono filtri, argini, e sfuggono quasi sempre a ogni controllo, sia istituzionale che sanitario, personalizzato, perché il rifiuto per definizione è incontrollabile. Il controllo sui rifiuti è operato a più livelli, i più importanti di carattere sanitario e ambientale, e viene effettuato solo su sostanze standard e conosciute, ma nessuno è in grado di escludere con certezza la presenza di sostanze tossiche per la salute dei cittadini che ne sono esposti. E comunque io ritengo che nessuno ha interesse di andare in fondo alla faccenda, parlo dei non poggiardesi, non facenti parte del nostro comune, interesse che abbiamo solo noi di Vasto e Poggiardo, anche Giugianello aggiungo, ma siamo inermi, privi di qualsiasi mezzo per farlo. Proviamo a semplificare, un cittadino porta i suoi rifiuti a casa mia e alla mia protesta ribatte, dimostrami che ti fanno male. Sembra un gioco assurdo, ma è quello che avviene. Questo tipo di situazione va bene un po' a tutti, parlo sempre di
non abitanti nella zona della discarica, politici di destra e di sinistra, da amministratori di piccole comunità fino a presidenti di province e regioni, fino a onorevoli deputati e senatori, i gestori a vari livelli dell'enorme struttura e naturalmente a tutti i residenti nei 45 comuni, 46 forse, che ogni giorno ci inviano i loro scarti. Portateli dove vi pare, purché lontano da casa mia. Se ancora qualcuno spera che altri risolvano il nostro problema, dire che è ingenuo è poco. La soluzione del problema è nelle mani dei cittadini di Poggiardo e Vaste e dell'amministrazione comunale. Alcuni mesi fa facevo notare a un ex responsabile dell'apparato che ruota intorno alla discarica: chi mai potrà ripagarci dei danni possibili e reali, e ci sono e ci saranno, a cui è stata esposta la nostra salute per decenni e lo è tuttora. E la sua risposta beffarda è stata: non è colpa nostra se vi siete venduti penna, poce e fighe. Scusa chi non è del posto, ma penso che abbiamo capito un po' tutti. L'episodio illuminante riguardo alla ridicola indennità di ristoro con cui viene comprata la nostra passività e il nostro silenzio. Nel circuito dell'opulenta industria del rifiuto, fra le varie figure coinvolte, una occupa un posto di fragilità estrema, paga il prezzo più alto in termini di rischio di salute e non riceve nessun indennizzo, ne percepisce uno ridicolo. E la comunità su cui si riversano scarti quotidiani incontrollati e sempre più imponenti, senza nessuna possibilità di opposizione. Allora io dico, i cittadini di Poggiardo e Vaste chiedono un congruo risarcimento per i decenni di vessazione a cui è stata sottoposta la nostra comunità, indennizzo da concordare tra le parti in causa. Ho quasi finito. Una particolare attenzione merita la scellerata scelta del sito su cui si erge l'imponente struttura. Questa occupa il centro del triangolo delimitato da maglie, Otranto e Tricase. Particolarità tra le più rare in Italia, mi diceva qualcuno che è una zona unica in Italia, ossia una ristretta area in cui coesistono ben 15 comuni con le relative frazioni, a brevissima distanza gli uni dagli altri. Bene, la discarica, io parlo sempre di discarica perché è comunque una discarica, dista circa 1 chilometro dai centri abitati di Poggiardo e Giugianello, posti sotto l'azione dei venti prevalenti, e poco più da tutti gli altri. Ne consegue una situazione di grave e reiterato danno alla salute di una notevole massa di persone, per cui riteniamo che non si deve dilazionare oltre la chiusura, entro e non oltre, io dico 6 mesi, ma andrebbe bene anche 1 anno, dell'intera struttura. Un appello a tutti i cittadini di Poggiardo e Vaste e quindi anche alla nostra amministrazione, parlo sia alla maggioranza che all'opposizione: non è più tempo per le recriminazioni, per la caccia all'ottore, per il distinguo o i punti di vista. Quello che continuano a sperare quelli dello status quo, cioè praticamente tutti gli altri. Tutti, va bene che la discarica resti qui e che non si modifichi praticamente niente, per dirla con Tommaso da Lampedusa, è bene che cambi tutto perché non cambi niente, più o meno così, insomma, la sostanza. È l'ora della coscienza e dell'unità di intenti per il nostro futuro. Ecco, questo io volevo dire. Grazie Gaetano. Ha posto, mi sembra, l'accento d'attenzione sugli aspetti, diciamo così, della salute umana, cioè le eventuali conseguenze, insomma, delle sostanze aeree disperse.
mi sembra che alla fine tu abbia anche detto maggioranza e opposizione, cioè fate qualcosa insieme per poter affrontare questo problema insieme, ma non maggioranza e opposizione, tutti quanti insieme in maniera, diciamo così, senza contrapposizioni ideologiche o di parte che in questo momento non hanno nessun senso. E noi abbiamo deciso questo problema, non parliamo del passato, non parliamo della discarica che è stata chiusa, del vecchio biostabilizzatore, parliamo di che cosa succede da oggi in poi e quali sono i problemi da affrontare. Quindi questo riguardo all'aspetto economico, diciamo, si è parlato molto di quelli che potrebbero essere i costi. Io sto parlando di avere o ricevere un indennizzo congruo per tutti i rischi a cui siamo esposti e saremo ancora esposti, perché diciamo i veleni saranno nell'atmosfera, nel sottosuolo e sulla superficie ancora per tanto tempo, e questa è una cosa che è garantita al di là di qualsiasi legge e al di là anche di qualsiasi nazione, praticamente dappertutto, cioè il diritto alla salute è quello, cioè, è chiaro quello che volevo dire. Quindi io chiedo che ci sia un indennizzo congruo riguardo, potrei parlare di quanta gente può essere morta, però ecco, ci siamo capiti, io non sono in grado di dimostrare direttamente alla causa del danno alla salute, ma soprattutto chi ci ha imposto la discarica non è in grado di dimostrare che non ci fa danno, e non lo dobbiamo dimostrare noi. Grazie. Volevo che vi dà lo spunto per chiarire una questione, perché noi siamo, diciamo così, riceviamo un ristoro ambientale con tutte le difficoltà che negli anni ha comportato. Sono arrivati qui e saluto Aurelio Gianfreda, il mio Gianfreda, già sindaco peraltro di Poggiardo, l'avvocato De Santis, che saluto, insomma, già amministratore del comune di Poggiardo. Ecco, mi sembra che le questioni per il ristoro, volevo fare questo tipo di riferimento. Nel momento in cui diminuisse la quantità, se ci dicessero il destabilizzatore rimane perché deve trattare il secco. Se questo secco però, cioè se la quantità comunque di rifiuto diminuisse rispetto alla quantità in pratica che arriva adesso, mi sembra che il ristoro ambientale sia proporzionale anche al quantitativo di rifiuto che arriva. Cioè se arriva meno rifiuto qui, pure il ristoro ambientale cala. E quindi voglio dire, dal punto di vista economico, ecco, questo è un aspetto anche da tenere presente. Posso sì, dottore, poi lasciamo la parola. Cioè, allora dovreste spiegarmi per quale motivo un gestore, diciamo, o uno dei funzionari che si è occupato di questa cosa è arrivato a dire che noi ci siamo accontentati a una voce figlia. Cioè, questo per chi vuole, è chiaro, no? Cioè, il ristoro che viene dato al comune di Poggiardo è assolutamente ridicolo e non è congruo con il comune. Va bene, prego, allora chi interviene cortesemente, ecco, che si presenti nome e cognome, se lo può fare, così tutti ci conosciamo, grazie. Va bene, prego, Totò. Sono a Salvo delle Pini, quindi un momento questo argomento dei rifiuti, quindi è un po' di anni che l'abbiamo sentito parlare e abbiamo anche avuto l'opportunità di sentirla. Quindi questa sera io saluto il consigliere Sergio Blasi, che fu il promotore di questa situazione qui in questa sede, e lui aveva già avuto gli impianti al suo paese, alla sua città, quindi in quel momento fu fatto un confronto chi più aveva interesse di questo perdetto rifiuto, che era una risorsa per tutta la cittadinanza. Questo non è avvenuto, risorse non ce ne sono state, al di fuori dei quattro impiegati che ci sono. Anzi,
hanno danneggiato a livello anche economico, perché noi vediamo tante abitazioni che sono state, oltre al danno, la beffa dell'odore cattivo, quindi in quel momento abbiamo subito anche un'economia che effettivamente non ci ha dato la possibilità di crescere. Quindi molte case sono state abbandonate, molte case, molte iniziative ovviamente non sono state fatte. Quindi è un bel momento adesso, giustamente dopo un'ampia delucidazione che ci ha dato il dottore, quindi adesso ci pone il problema ai cittadini. In diverse circostanze noi abbiamo manifestato questa situazione, compreso qua i presenti che ci sono, anche se Poggiato non ha espresso mai la volontà di tutelare il proprio territorio, ma pensando ognuno di noi ad avere qualcosa di più. Ma questo di più non c'è stato, perché abbiamo recato un danno ambientale e un danno economico, ritorno a ripetere, che effettivamente adesso ci sta penalizzando. Non dimentichiamo quando ci sono stati i turisti qui a Poggiato che si sono alzati e sono andati via dei cattivi odori, e poi tutti i danni che hanno causato. Quindi in quel momento io confermo quanto ha detto il dottore Carluccio, che dovrebbero remunerare il danno che effettivamente è stato creato. Noi abbiamo il consigliere Brasi, che abbiamo avuto modo, che ha avuto sempre un interesse nel territorio e di uno sviluppo nella nostra collettività. Quindi io stasera intervengo per tutto quanto il problema. Sono trascorsi 15 anni che abbiamo regato i danni a questo benedetto paese, quindi non so che dire, non so quale motivo potrebbe essere a risolvere questi problemi, perché voglio dire, a costruire si fa fatica, a distruggere non ci vuole niente. Noi abbiamo distrutto Poggiato, abbiamo ereditato un patrimonio dei nostri genitori, che continuo a dire, e che noi non abbiamo saputo gestire per l'egoismo personale di ognuno di noi. Grazie. Grazie, dottor. Grazie. Grazie. Pronto, c'è forse Roberto Carluccio. Porto il microfono. Okay. Grazie, dottor. Roberto, c'è. Buonasera. Vorrei portare un contributo, io adesso contributo di chiarezza alla vicenda. Certo, non è facile seguire tutte le questioni ambientali in questo comune in generale, ma in questo comune in particolare. Sono abbastanza complesse e bisogna stare dentro, guardare i documenti, leggersi le carte prima di esprimere anche un'opinione personale. Non è facile. Comunque dico subito che c'è un problema di disinformazione in questo comune. Non c'è nemmeno tanta partecipazione da parte dei cittadini. Io prima sedevo all'interno di una consulta ambientale, quindi nella precedente amministrazione c'era questa consulta ambientale che si occupava di problemi del paese, di questioni ambientali, eccetera. Ora non c'è più. Prima, quando stavo all'interno di questa consulta ambientale, riuscivo a seguire tantissime cose sull'ambiente. Questa consulta ora non c'è più per espressa volontà dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha voluto lasciarla morire, quindi l'ha seppellita completamente, nonostante le promesse da parte degli amministratori, questa consulta non è stata più riattivata, e questo è un male del paese, perché all'interno di quella consulta era abbastanza attiva, quindi svolgeva un lavoro proficuo ed era abbastanza prolifica, si discutevano di tante di quelle cose riguardo all'ambiente e venivano fatte anche delle proposte molto interessanti.
Comunque, al di là di questo, io volevo dare un contributo di chiarezza anche riguardo al ciclo sui rifiuti. Allora, noi abbiamo qui appoggiato un impianto di, noi lo chiamiamo di biostabilizzazione, in realtà è un impianto di bioessiccazione più propriamente. Perché? Perché l'impianto di trattamento meccanico biologico, ovvero di biostabilizzazione, fa una separazione a monte della frazione secca e della frazione umida, dopodiché la frazione umida viene quindi portata, diciamo, viene biostabilizzata, quindi diventa diciamo, fosso, frazione organica stabilizzata, mentre la frazione secca va direttamente all'inceneritore o più propriamente termovalorizzatore, oppure viene mandato un impianto che lo trasforma, la frazione secca la trasforma in combustibile da rifiuto per poi essere avviato a incenerimento. Il nostro invece è un impianto di bioessiccazione. Perché? Perché l'umido e la frazione secca, quindi frazione umida e frazione secca, vengono immessi in questo impianto e vengono tutti insieme, diciamo, umido più secco, vengono biostabilizzati e il prodotto finale della biostabilizzazione poi viene diciamo, sottoposto a un vaglio. Questo vaglio separa la frazione umida dalla frazione secca. E quindi anche il secco, se vogliamo, che diciamo, per definizione dovrebbe essere biostabilizzato, però non è quasi completamente biostabilizzato e viene biostabilizzato a seguito del trattamento subito. E quindi la differenza è che nell'impianto TNB abbiamo una separazione tra frazione secca e frazione umida a monte, invece nell'impianto di bioessiccazione, qual è il nostro, la separazione avviene a valle dopo il processo di biostabilizzazione. Ok, questo allora il prodotto sopravallo, perché abbiamo detto che il vaglio interviene alla fine nel nostro impianto, il prodotto sopravaglio è diciamo che la parte più grossa del rifiuto, che è la frazione secca, viene portata al cavallino dove subisce una trasformazione in combustibile di rifiuto e per poi essere avviata all'inceneritore, mentre la frazione sottovaglio va direttamente in discarica. Il sottovaglio sarebbe l'inerte, il biostabilizzato, che non è un composto, è importante dirlo, il biostabilizzato è diciamo, una frazione umida che diciamo, non è un vero e proprio ammendante, quindi non può essere utilizzato per diciamo, l'agricoltura a scopi di uso agricolo, ma viene portato alla discarica. Prima veniva portato oggetto, ora viene portato da un'altra parte. Ora, nel momento in cui noi la frazione umida la portiamo fuori provincia, quindi viene avviato a compostaggio fuori provincia, perché qui in provincia non abbiamo ancora gli impianti di compostaggio, noi li abbiamo nel Tarantino e nel Brindisino. Quindi perché non li abbiamo? Non li abbiamo perché ancora non sono stati costruiti, anche se il piano dei rifiuti lo prevede. E tra l'altro noi poi ci sono sfuggiti anche dei finanziamenti di carattere comunitario all'epoca, i finanziamenti per il compostaggio di comunità. Noi non abbiamo voluto aderire, eppure la cosa è stata fatta presente agli amministratori. C'è stata una volontà politica ben precisa di non voler aderire a questi finanziamenti, mentre altri comuni almeno hanno presentato domanda, cioè Melpignano ad esempio che ha presentato domanda e li ha pure realizzati. Altri comuni hanno presentato domanda ma poi non li hanno realizzati, noi non abbiamo nemmeno presentato domanda. Quindi noi avviamo, quindi portiamo la frazione umida fuori e nel momento in cui portiamo la frazione umida fuori, che cosa ci resta? Il secco. Ma il secco dove lo portiamo? Mica lo possiamo portare nel biostabilizzatore. Il secco è già per definizione, come dicevo prima, stabilizzato, non richiede ulteriore stabilizzazione. Il secco va portato direttamente all'inceneritore oppure al cavallino per essere trasformato.
in combustibile da rifiuto e poi essere portato all'inceneritore. È chiaro che il potere calorifero del seppo è dato anche dalla percentuale di umidità. Quanto più il secco è ricco di umidità, quindi quanto più alta è la percentuale di umidità nel secco, tanto minore è il potere calorifero, cioè l'energia liberata a seguito del processo di combustione. Quanto tanto più secco, invece tanto meno è la percentuale di umidità all'interno del secco, tanto più il secco, tanto maggiore è il potere calorifero, quindi tanta più è l'energia che può liberare e che può essere recuperata da un termocalorizzatore. Ora, il punto è che cosa facciamo di un impianto di biostabilizzazione che non biostabilizza più l'umido, perché è chiaro, se non c'è l'umido, il secco non si può biostabilizzare. Che cosa ce ne facciamo? Questa è una domanda che richiede una risposta. Il problema nostro ambientale qui a Poggiardo non si riduce soltanto al biostabilizzatore. Il biostabilizzatore è una parte del problema ambientale. Certo, sono importanti i prodotti di rilascio del processo di decomposizione aerobico che viene all'interno delle biocelle qui dell'impianto di Poggiardo. Tra i vari componenti ce ne sono tanti, tra cui c'è il famoso acido solfidrico o idrogeno solforato, come dir si voglia, di cui parla spesso il dottore Borgia, che pure è una sostanza molto importante che potrebbe essere nociva anche a bassi valori di concentrazione. Ricordo quella, ci fu un giorno che voi credo che lo ricordiate, il 27 settembre del 2013, mi pare, in cui a seguito di rilevazioni da parte dell'ARPA, praticamente gli strumenti rilevatori registrarono un picco di acido solfidrico di oltre 100 microgrammi su metro cubo, ben al di sopra della soglia olfattiva che era di 7 microgrammi su metro cubo. Comunque è una sostanza, ma oltre, ripeto, all'impianto, oltre al biostabilizzatore, noi qui appoggiato abbiamo altri problemi importanti ambientali. Noi abbiamo una discarica, una ex discarica, ora in post-gestione, dismessa, e lì sinceramente non sappiamo cosa c'è dentro. E io vedo attorno alla discarica ci sono terreni dove avvengono coltivazioni intensive di ortaggi, e lì sinceramente non sappiamo cosa c'è in quella discarica. È una discarica controllata. Ma ripeto, non so cosa veniva all'epoca, se era tutto sotto controllo o meno. E a fianco a quella discarica abbiamo anche altri siti particolarmente importanti, quindi meritevoli di attenzione. Sono delle ex discariche, anche località tagliata, su cui ho saputo che sono arrivati poi dei finanziamenti a seguito di sollecitazioni da parte del nostro comitato ambiente. All'epoca noi facevamo presente al sindaco che c'erano dei finanziamenti europei di natura comunitaria, e il sindaco volevo dire in conclusione che ci sono anche altri siti importanti. Va bene, scusate, lascio la parola a qualcun altro, grazie mille Roberto. Chiedo la gentilezza di... Sì, subito un attimo, Aurelio, sì, avevano già chiesto. Abbiamo la possibilità di fare anche delle domande, abbiamo qui il consigliere regionale Sergio Blasi, vi chiedo di essere... brevi, perché qui l'obiettivo, come aveva espresso anche il dottore Borgia, è quello di cercare di raggiungere un obiettivo da adesso in avanti sulla questione ambientale dei rifiuti e del biostabilizzatore. Grazie. Buonasera, sono Salvatore Stinconi, Lucilla, e mi occupo di ingegneria ambientale.
Spesso e volentieri, quando c'è un'assemblea pubblica come questa, si tende anche a fare dei ragionamenti a largo spettro che toccano anche la sensibilità dei singoli. Quando il dottore parla di un ristoro di tipo economico, onestamente mi ha accapponato la pelle. Non si può tradurre la salute dei cittadini in moneta. Io ho fatto una battaglia nel mio comune per evitare che venga estratto la zincheria, dove ci siamo esposti in prima persona, perché il danno bisogna prevenirlo prima, non dopo, e non vendersi per la voce delle figlie. Vengo in conto il discorso. Ma non deve a questo argomento che devo parlare. Bisogna sempre fare una distinzione di due tipi, gli aspetti tecnici e gli aspetti politici. Dal punto di vista politico, una raccolta dei rifiuti che sia per nulla invasiva nei confronti della popolazione si può fare. Non si può fare con i mega impianti, non si possono fare con i mega inceneritori, bisogna farla con politiche dei singoli. Io personalmente a casa mia non produco organico per il semplice fatto che tutto il mio organico lo consumano i miei animali, le mie galline, le mie campagne. Bisogna fare compostaggio del singolo, compostaggio di comunità. Se il compostaggio viene fatto come anche obiettivo del piano rifiuti della regione, il problema dell'umido non si pone, il secco puzza non ne fa. Questa è la prima osservazione che volevo dare. Seconda osservazione, poi posso dire. Seconda osservazione, abbiamo una delle agenzie regionali per la salute migliori in Italia. L'ARPA di Puglia, professionalmente ci lavoro, e rispetto a tante altre agenzie regionali dell'ambiente è a livelli eccelsi. Fidatevi dell'ARPA, se l'ARPA controlla, l'ARPA sa quello che fa. Terzo aspetto, dal punto di vista politico, ognuno sa per i guai della cucchia la sua, per cui potete trarne le vostre conclusioni. Ho finito. Grazie. Tutto rispetto per l'ARPA, ci mancherebbe altro. Buonasera. Saluto naturalmente gli organizzatori di questa interessante manifestazione, il consigliere Blasi, il sindaco, tutte le persone intervenute di Poggiato e dei paesi limitrofi. Questo incontro fa seguito ad uno precedente al Consiglio Comunale semiaperto, perché io cercai di intervenire quando mi fu concesso di intervenire. Ne comprendo i motivi, perché stasera ci sono stati tanti interventi del dottor Carluccio, di Roberto, però rimane a me, che ho partecipato sia a quella che parzialmente anche a questa, un dubbio che non è stato chiarito. C'è una determina del dirigente ufficio autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, che specificatamente per il biostabilizzatore, falsamente biostabilizzatore di Poggiato, deve conferire, deve pervenire l'indifferenziato dei comuni che fanno caso a questo bacino. Ora, il dirigente dottor Grandagliano, l'altra sera durante il Consiglio Comunale aperto, aveva garantito ai cittadini di Poggiato, al Consiglio Comunale di Poggiato e ai cittadini che hanno partecipato, hanno ascoltato con attenzione quello che diceva il Grandagnolo, che da gennaio a Poggiato dovrebbe arrivare soltanto la fazione secca. Ora mal si concilia questa dichiarazione di Grandagnolo con la determinazione dell'AIA che a Poggiato deve venire l'indifferenziato. E allora io ho chiesto al sindaco, e Giuseppe questa sera dovrebbe, secondo me, farsi carico di questa necessità, che si abbia una
determina differente rispetto a quella del 2015, in cui si specifichi chiaramente che appoggiarlo dal 1 gennaio verrà solo la frazione secca. Perché? Perché è importante questo passaggio, che potrebbe portare in breve tempo alla dismissione generale dell'impianto, ma questo deve essere precisato con determine o delibere. Sergio, supportaci in questa direzione, in questa nostra richiesta, perché altrimenti si verificherà che cosa? Che quando partirà l'impianto di compostaggio di Casarano, quando dovesse partire l'impianto di compostaggio di Maglie, quando non riceveranno tutto l'umido che raccoglieremo nei comuni che fanno parte di questo bacino, poi arriveranno qui i camion con i carichi di indifferenziato per scaricare ancora nell'impianto. Allora noi dovremmo fare una doppia battaglia: la prima perché dal 2019 appoggiato arrivi solo frazione secca e umido di nessun tipo e di nessun altro comune. Seconda richiesta, che dal 2025, così come diceva il dottor Grandagliano, l'impianto di biostabilizzazione di Poggiano è inutile, sarà inutile, e allora a quel punto tireremo un sospiro di sollievo. Questa è la domanda che pongo in questo incontro, e a questa domanda gradirei che ci fosse una risposta. Secondo elemento e chiudo: il problema del ristoro che sollevava il dottore Carluccio Vedano è un problema che in questa fase ci interesserebbe poco, perché sostanzialmente abbiamo già ottenuto quello che si può ottenere, perché non è che noi si chiede e gli altri ci danno, ci sono delle differenziazioni, delle regolamentazioni alle quali il comune di Poggiano starà, come stanno tutti gli altri comuni sedi di impianto. Noi faremo a meno volentieri della cosiddetta ipotesi di ristorazione, basta che ci siano impegni precisi, che dal 2019 arriva appoggiato solo la parte secca, che non darà gli effetti nocivi che abbiamo vissuto in questi anni dal 2003. Pensavamo che l'ipotesi dell'impianto di biostabilizzazione transitoria, cioè nella vecchia discarica, avesse solo difetti, e che l'impianto di biostabilizzazione non avesse i difetti che aveva quella precedente, ma invece ci dobbiamo rendere conto amaramente che non è cambiato granché rispetto all'impianto di biostabilizzazione. Sì, non è cambiato granché, secondo me. Quindi noi, questo come cittadino di Poggiano, mi auguro che dal 1 gennaio non arrivi all'impianto la frazione umida, e che dal 2025 ci siano carte scritte che, siccome è inutile, noi non chiudiamo quell'impianto di biostabilizzazione. Grazie. Grazie a te, anche se noi vorremmo che l'impianto chiudesse, cioè nel senso che se non ha più senso che l'impiostabilizzatore, come lo vogliamo chiamare, faccia quel tipo di trattamento, quindi la parte umida, se la parte umida non c'è, non serve. Quindi noi vorremmo, se non serve, che chiudesse.
Però questa è un'altra posizione, la tua è rispettabilissima e la comprendo. Voleva intervenire il dottor Giuseppe Carluccio. No, rispondo, è un intervento estremamente breve. Intanto ritengo che sia più che lodevole questa iniziativa del gruppo di opposizione che ritiene opportuno e necessario cercare di coinvolgere i cittadini su un argomento che ha segnato la comunità di Poggiato, che segna il dottore e che probabilmente segnerà anche in futuro per i risvolti che rimarranno dal biostabilizzatore e dalle discariche del senso del territorio. Ora, il dottore Poggia ovviamente ha posto una serie di domande a cui forse sarebbe il caso di dare delle risposte al sindaco, probabilmente questa sera, in riferimento alla chiusura, alla situazione che riguarda il contratto con l'attuale gestore del pianto di biostabilizzazione. Ovviamente il sindaco ci darà delle risposte precise in merito a eventuali sanzioni o eventuali penali, anche se ritengo che probabilmente in materia di contenzioso legale credo che andremo incontro a dei problemi abbastanza seri. Io credo che questa sia comunque una riunione interlocutoria, diciamo, un'iniziativa interlocutoria alla luce anche delle risposte che ci verranno fornite dall'amministrazione in merito alle domande che erano state poste dal dottore Poggia, e in seguito credo che sarebbe necessario rivedersi con una certa sistematicità per affrontare appunto questo problema. Problema che non riguarda ovviamente solo i cittadini poggiati, ma riguarda anche i cosiddetti comuni conterminei che di fatto hanno una situazione analoga alla nostra. Ora, il problema, o meglio la soluzione del problema in merito ai miasmi, in merito alle puzze, effettivamente è valida con il fatto di conferire la frazione umida presso impianti di compostaggio. Il problema è questo: noi in quella serata, per esempio, quando c'è stato l'incontro con il presidente Emiliano, si è parlato anche di costi. Il dottore Poggio non li ha sottolineati, ma quella sera il Candaliano diceva che probabilmente il costo della spazzatura dovrebbe di fatto raddoppiare. Per cui, se dal 2019 arriveremo a una differenziata del 65%, temo che probabilmente i costi si raddoppieranno per i cittadini. Quindi in termini le puzze, per me è anche vero che le tasche si alleggeriranno di parecchio. Ora, il mio timore è questo punto. Il mio timore è questo, che alla fine i cittadini, ma a me che interesse ho a fare una differenziata spinta quando poi di fatto il costo invece di diminuire aumenta? Allora, a questo punto io credo che dovremmo trovare una soluzione alla cittadina di Poggiato e cercare di suggerire eventuali soluzioni per la soluzione sia del problema economico sia del problema delle pizze. Io credo che la presenza del compagno Sergio Blasi necessariamente sì, questa sera sia utile, perché io per esempio ritengo che le compostiere di comunità siano la soluzione al problema, che non determinerebbero per il Comune di Poggiato se riguardasse solo il Comune di Poggiato, che non determinerebbero alcun tipo di problema e che comunque garantirebbero anche dal punto di vista economico i nostri cittadini. Questa è la proposta che faccio io spero che tutti i cittadini stasera facciano proposte per cercare di salvare la precarietà. Ciò non toglie che, torno a ripetere, questa è una riunione interlocutoria e che in futuro magari sarebbe il caso anche come amministrazione di organizzare iniziative di questo genere. Grazie. È stata più volte richiamata. Allora, noi abbiamo sostenuto, per quanto riguarda il consigliere della città di tutti, e la necessità di affrontare, no, questo tipo di problematica, di risolverla in questo modo. Cioè, diceva il dottore l'ingegnere Carluccio prima, non abbiamo partecipato ai finanziamenti, perché l'amministrazione, poi il sindaco dopo se vorrà potrà ovviamente chiarire meglio, ha individuato quel tipo di impianto come qualcosa che andava contro la deliberazione comunale, in cui si era deciso di
mai più impianti a Poggiardo di nessun tipo, né nuovi né vecchi trasformati. La nostra posizione era diversa, cioè, ma non si tratta di impiantistica come quella per esempio del biostipizzatore, l'impiantistica è molto più piccola, per la quale ovviamente non contraddiceva sicuramente quella dei liberalismi, però dire, le cose sono andate così. Volevo soltanto dire tanto per capirci, la proposta di Giuseppe Casuccio è tesa a far risparmiare i cittadini di Poggiardo? No, il costo del rifiuto sarà uguale per tutti, quindi la compostiera di Poggiardo perché? Se noi abbiamo avuto una chiatura fin dal 2005, dal 2006, solo di comunità. Ma ognuno può esprimere la propria opinione. Sì, posso soltanto dire, sì, faccio intervenire subito. Noi abbiamo preparato un documento abbiamo scritto il sistema di raccolta, smaltimento e rifiuti solidi urbani a Comune Poggiardo, destino del biostabilizzatore, richiesta del Presidente della Regione Puglia Michele Bignani, al sindaco di Poggiardo Giuseppe Colafati, i cittadini di Poggiardo e Vasto, consapevoli dell'importanza di, e chiediamo determinate cose. Ovviamente non l'abbiamo presentato prima perché volevamo prima ascoltarvi, questo documento potrà essere quindi o implementato rispetto alle osservazioni di questa sera, oppure depennato in qualche parte, oppure presentato tal quale, ma l'idea è di raccogliere comunque le firme per chi lo vorrà condividere per poterlo poi presentare sia al Presidente che al Sindaco di Poggiardo. Chi aveva espresso, avevano alzato la mano prima di là, chiedo scusa. Prego, signor Pino Pittavoli. Grazie, buonasera. Dunque, ascoltando gli interventi per ciò che riguarda la salute, tutto bene. Ciò che riguarda anche l'impianto, tutto bene. Io mi aspettavo però le risposte da parte del consigliere. Abbiamo voluto fare prima le domande, vabbè, facciamo le domande. Però le risposte del consigliere su ciò che è stato prospettato. Solitamente le risposte ci sono dopo la domanda. No, le domande le hanno fatte lì, stavano dritte sui pannelli, quindi le domande mi stavano bene. Una delle domande per esempio dovrebbe essere quella che vorremmo sapere come si sta orientando la regione per fare le compostiere, le grandi, le medie o le piccole. Ed è una risposta che voleva, che ci può dare lei. No, io posso darti la mia opinione. Ma io pensavo che fosse anche in rappresentanza del governo centrale della Puglia. Io? Sì, non ne fa parte più. Io difficilmente non ne fa parte più, però io domando. Io rappresento difficilmente qualcosa a casa mia, con moglie che comanda, figuriamoci. Cosa tua, io le prendate tutti. Facciamo piano. Quindi questa noi siamo più che altro per le compostiere piccole, possibilmente di prossimità, con un bacino di utenza che va sui 50.000 abitanti. Ti posso dire che i tuoi colleghi, i miei colleghi e i consiglieri del Movimento 5 Stelle la pensano come me, perché comodo. Questa è tutto da vedere, perché noi abbiamo dei ragazzi che fanno diciamo una battaglia sull'ambiente da prima, è una delle nostre stelle, quindi non entriamo in questa polemica. Ecco, c'è chi mi ha stuzzicato, le dico subito, mi faccia fare c'è chi mi ha stuzzicato su questo argomento. La spazzatura è ricchezza, non è un debito, è ricchezza, è una risorsa. Va bene, allora noi puntualmente non possiamo permetterci di dare questa risorsa gratis, perché si vengono a prendere il vetro, si vengono a prendere l'alluminio, si vengono a prendere la plastica gratuitamente. Il compostaggio, per ciò che riguarda la parte organica, ce lo facciamo da soli, e perché la gente, quello che sta chiedendo adesso, appoggiando come in altri paesi, è l'abbassamento della bolletta. Loro si prendono l'incarico di differenziare e di fare una raccolta differenziata anche sulla plastica, perché non lo si dice, perché se la raccolta differenziata sulla plastica non viene anche quella spinta, rimarrà sempre roba da inceneritore. Se invece viene fatta spinta, viene anche pagata, perché non si può mischiare la bottiglia dell'acqua, che è un BD, con la bottiglia della candeggina, che è un PVC o un policarbonato, non si possono mischiare, però separatamente sono ricchezza.
E allora, andando incontro al discorso che ci farà il sindaco, che dovrebbe abbassare le bollette, la gente qui è disposta anche a prendersi l'impegno di andare a differenziare, di andare a conferire i materiali, diciamo, che ha tipo questi che ho elencato prima, però vuole uno sconto sulla bolletta, non ne vuole pagare di più. Io ricordo la sua proposta che fece qui quando venne nel 2015, credo, nel 2015, dove disse prendete le compostiere meccaniche che sono adesso con il finanziamento dell'Europa. Però quelle compostiere che andavano anche bene, qui non si potevano fare perché c'era il problema che è stata fatta una delibera per cui nessun impianto verrà appoggiato. Quelle compostiere però hanno anche un piccolo problema che ugualmente puzzano, anche se viene dato la chimica per non puzzare, e hanno bisogno di molta manutenzione e che rappresenta un costo. Inoltre, essendo un organico, deve essere raccolto molto più spesso rispetto a come si fa adesso che viene due volte alla settimana. Questo è il problema. Quindi per ciò che riguarda il nostro sindaco, lo sollecitiamo più che altro a diminuire la spesa, perché è aumentata anche quest'anno. È aumentata anche quest'anno, sì. Tutti l'abbiamo ritrovata. Grazie. È aumentata. Quindi adesso aspettiamo anche la risposta del sindaco. Grazie. Sì, e poi le persone se ne vanno, se facciamo un altro. Vorremmo ascoltare anche il consigliere regionale. Buonasera. Sì, mi presento. Sono Claudia Vergari, consigliere comunale di minoranza del comune di Bodrogno. Forse qua a Poggiorno sono più conosciuta come la figlia di Vergari Antonio, è venuto meno quest'anno, farà quasi 23 anni. E forse ho anche per questa comunità un affetto particolare proprio per questo motivo, insomma, perché penso che papà nel corso degli anni passati si sia speso tanto nelle piazze di Poggiorno. Io faccio le mie battaglie politiche però nel comune di Bodrogno. Noto, ho notato comunque questa sera con rammarico che non c'è stata la stessa presenza degli amministratori come nel Consiglio Comunale Aperto, perché è vero che come avete detto la partecipazione si vede della comunità di Poggiardo, il problema è di Poggiardo, Vasta e in parte Giugianello. Però, esatto, è un problema di tutti. Quindi io mi chiedo come mai gli amministratori sono stati presenti al Consiglio Comunale Aperto, dove forse era ghiotta la serata, visto che c'era la partecipazione di insomma, persone di un'istituzione, sì. Abbiamo un consigliere regionale, però mi preoccupa questo, cioè mi preoccupa che 46 comuni che comunque vengono a portare qui a Poggiardo, poi a distanza di un mese, perché è stato chiaro il sindaco quella sera, io dal 1 gennaio 2019, non... Vabbè, per intenderci però, da gennaio 2019 io non accetterò più la frazione umida nel mio biostabilizzatore, per cui noi amministratori degli altri comuni, io sono andata via quella sera con una domanda, un punto interrogativo grandissimo, ci ho detto benissimo, in un mese adesso come ci organizziamo? Cioè noi altri comuni che consegniamo qui, visto che si è detto durante il Consiglio Comunale Aperto che i costi della spazzatura raddoppieranno, perché bisognerà andare su Taranto, per cui volente o no i costi raddoppieranno per forza. Si è detto durante il Consiglio Comunale Aperto, il Presidente Emiliano ha detto, l'ha buttata lì, ha anche detto non fatemi dire cose che non sono certo di poter mantenere, vedremo se la Regione potrà in qualche modo intervenire su questi costi, ma sempre che può essere una situazione provvisoria, non è che la Regione potrà sostenere questi costi, seppur li sosterrà per un anno, due anni, tre anni, per tutti e 46 comuni. Quindi intanto mi chiedo come mai non si stiano facendo delle tavole rotonde con questi 46 comuni. Mi chiedo dove noi dovremmo consegnare a partire da gennaio. Chiedo al consigliere regionale il discorso delle composizioni di comunità, a che punto è, perché Poggiardo non ha aderito, non ha fatto il progetto tempi passati, però Poggiardo l'ha fatto, ma è bloccato. Cioè la composizione di comunità a Bodrogno, si sa che il progetto è stato presentato ma non c'è la composizione di comunità, per cui
Tutti ormai sappiamo che il ciclo dei rifiuti si chiuderà nel momento in cui esisterà la compostiera, che sia di comunità o sia una compostiera locale o quello che è, ma comunque il ciclo dei rifiuti si chiude con il compostaggio, quindi poi la raccolta differenziata e la raccolta spinta, eccetera. Ma manca quest'ultimo tassello che è il compostaggio. La regione in tutto questo dovrebbe sbloccare, perché oltre all'interesse degli amministratori di spingere, ci deve essere la regione che deve anche sbloccare obbligatoriamente. Quindi questa è la mia domanda al consigliere regionale. Grazie Claudio. Alessandro. Alessandro, buonasera. Saluto l'ONS, saluto il consigliere regionale, il consigliere comunale, il sindaco, e vi ringrazio la possibilità di avere questa sera delle risposte rispetto a dei dubbi che per chi ha seguito la materia negli anni passati sono rimasti all'esito del consiglio comunale aperto di qualche sera fa. Perché io mi ricollego subito all'intervento del consigliere comunale di Cotugno. Io ho dei dubbi, delle perplessità su quello che è stato detto, dei dubbi e delle perplessità che vengono dall'esperienza, dalla testimonianza che posso portare della mia esperienza da assessore all'ambiente per 3 anni appoggiato. Vedo che poi sono passati altri 4 i problemi, così come sostanzialmente li ho lasciati l'assessore all'ambiente, così sono rimasti. Diciamo che continuano a non esserci gli impianti di compostaggio. L'ultima riunione alla quale io partecipai erano stati individuati, ricordo, 3 siti in provincia di Lecce per gli impianti di compostaggio, c'erano circa 18 milioni di euro o qualcosa del genere rimanenti alla comunità europea, che credo siano tornati indietro, non siamo mai stati spesi, perché queste sono le verità poi che vanno dette ai cittadini. Erano stati individuati i siti e gli impianti di compostaggio, c'erano i soldi, 2 milioni di euro, circa 1,5 milioni doveva arrivare a Foggiardo per adeguare l'impianto attuale e farlo funzionare meglio, ma di quei soldi non si è vista traccia. Abbiamo pensato bene di restituirli probabilmente alla comunità europea. Ma mi ricollego a quello che diceva il consigliere, perché a me quello che sembra strano in tutta questa vicenda è proprio il comportamento dei 46 sindaci. Perché se, come diceva Giuseppe, io comprendo la posizione del comune di Foggiardo, è quella di dire vabbè, arriverà solo la frazione secca, quindi noi avremo meno disagi dal punto di vista olfattivo, anche se i costi aumenteranno, è meglio non avere le puzze e avere maggiori costi. Io quello che non capisco è la posizione degli altri 45 sindaci che si sono visti recapitare una diffida e stanno zitti, tranquilli, pur sapendo che gli aumenteranno i costi, ma non risolveranno nessun problema, perché il problema non lo hanno mai avuto in questi anni. E quindi perché stanno zitti, hanno questo atteggiamento silente di fronte alla possibilità che aumentino i costi passando ad una raccolta differenziata spinta? Primo dubbio. Secondo dubbio. Io ho ascoltato gli interventi di quella sera e quello di questa sera anche di Aurelio Gianfreda, e in questo diciamo rivolgo la domanda al sindaco per cercare poi di capire, e al consigliere regionale, se effettivamente le cose stanno in questo modo o meno, non avendo approfondito. Mi sembra di capire che ci sia stata una autorizzazione integrata ambientale del 2015 che, stando alla diffida del sindaco, io ho partecipato alla prima riunione per l'autorizzazione integrata ambientale del 19 marzo del 2014, quando ero assessore all'ambiente, poi dopo un anno, probabilmente in agosto, San Giuseppe, ricordo il vestito gessato del gestore dell'impianto di Foggiardo, sì. Anche Giuseppe lo conosce. Dopo un anno quindi si è arrivati a questa autorizzazione integrata ambientale, un'autorizzazione integrata ambientale che mi sembra, dall'intervento che io ho ascoltato del consigliere Borgia, che non dica quello che il sindaco poi ha riportato nella ordinanza che ha mandato agli altri sindaci, nella diffida che ha mandato agli altri sindaci. Cioè il sindaco di Foggiardo dice: non può più arrivare frazione umida nell'impianto di Foggiardo, deve solo arrivare la frazione secca. Ma l'autorizzazione integrata ambientale dice una cosa diversa, cioè dice che qua arriva il rifiuto indifferenziato. Anche perché, e questa è la domanda, se effettivamente l'autorizzazione integrata ambientale del 2015
affermava che a Poggiardo dovesse arrivare solo il rifiuto secco, solo la frazione secca, come mai ce ne siamo accorti solo nel 2018? Abbiamo aspettato che arrivasse un avvocato di Bari, Grandariano, non mi ricordo come si chiama, un avvocato comunque di Bari, a dirci che a Poggiardo deve entrare solo la frazione secca, dopo 3 anni. Cioè noi ad agosto ancora ci lamentavamo, scrivevamo, facevamo articoli, uscivamo sui giornali a dire l'impianto puzza, a cosa sono dovute le puzze? Non vado a fare cronistoria per dire che la puzza, secondo il gestore dell'impianto, era prima della vecchia discarica, poi dell'impianto in biostabilizzazione provvisorio, poi dei camion che perdevano percolato. Oggi scopriamo che viene conferito materiale non conforme rispetto all'AIA. Delle due l'una, o l'AIA dice che qui può arrivare il materiale che effettivamente arriva, siamo stati tutti un po' disattenti forse in questi anni quando abbiamo fatto conferire materiale diverso rispetto a quello che era previsto dall'autorizzazione integrata ambientale. Evidentemente c'è stata disattenzione da parte degli amministratori, da parte di chi doveva effettuare il controllo. Ma la mia domanda è questa, anche al consigliere regionale, rivolgo questa domanda. Se l'autorizzazione integrata ambientale prevede effettivamente che qui possa arrivare l'indifferenziato e non la frazione secca, allora rischiamo che il convitato di pietra di questi incontri, cioè il gestore dell'impianto, quando andremo a dire no, qui arriva solo la frazione secca, ci dica ma l'autorizzazione integrata ambientale dice altro. Anche perché io immagino che il gestore di un impianto che ha un contratto consigliere regionale fino al 2025, me la pongo anche da avvocato questa domanda, e ha un contratto e ha 16 biotunnel, non si accontenterà di trattare la frazione secca che andrà a riempire, che andrà ad occupare diciamo, lo spazio che occupa oggi il 20% del quantitativo di rifiuti che arrivano. E quindi cosa farà? Bloccherà questa iniziativa che viene indicata dalla politica? Farà una causa? Intenterà un'azione risarcitoria? Tenterà di fare altro? E da qui il dubbio. Allora i sindaci non rispondono. La Regione attraverso Grandariano ci dice che l'autorizzazione integrata ambientale prevede che qui debba arrivare solo la frazione secca. Il Comune di Poggiardo diffida penso se stesso e gli altri 45 comuni a conferire solo frazione secca, e poi arriveremo al momento in cui però dovremo conferire effettivamente solo la frazione secca. E cosa succederà? Aumento di costi, secondo me non solo per quel che riguarda il conferimento dell'umido negli impianti di compostaggio, ma anche per le azioni dell'imprenditore. Soprattutto ho ascoltato e ho sentito, e da qui i dubbi fondamentali, mi sembra di ripercorrere vecchie tappe, perché quando si gioca diciamo per pareggiare si rischia molto spesso di perdere, no? L'abbiamo visto in chiuso interista, l'abbiamo visto ieri sera, purtroppo se giochi per pareggiare poi alla fine perdi. E quindi nel 2002, quando noi, io anche in questa occasione faccio mea culpa, nel 2002 votammo a favore del sito dell'impianto di biostabilizzazione attuale, la soluzione era meglio l'impianto di biostabilizzazione piuttosto che continuare ad avere una discarica. Oggi sento, mi sembra, che si stia andando nella direzione di dire meglio un impianto che tratti solo il secco piuttosto che un impianto che tratta il secco e l'umido. Questo è vero, ma è vero ad una condizione, che comunque questo impianto nel 2025 è. Perché io non vorrei poi che ci sia dietro altro, non vorrei che ci sia dietro la possibilità che l'impianto, che la frazione secca non sia solo quella dei 46 comuni per riempire i 16 biotunnel, ma sia quella di tutta la regione, e quindi che arrivino autocompattatori da Foggia fino a Santa Maria di Leuca. Non vorrei che ci sia la possibilità di prolungare magari la gestione dell'impianto anche oltre il 2025, altrimenti non riesco a spiegarmi. Cosa ha detto Grandariano l'altra sera? Grandariano cosa ha detto l'altra sera?
2025 quell'impianto tratterà la frazione secca per la valorizzazione energetica, quindi quell'impianto rimane. Io me ne sono andato quando ho sentito questa cosa. E allora è bene che lo si dica chiaramente, consigliere regionale, perché consigliere Blasi, mi scusi, Grandaliano, il presidente Emiliano gli ha parlato dopo Grandaliano, quando lei era già parlato, ha fatto campagna elettorale, se mi consente, dopo, perché ha fatto solo quello. Ha detto altro, ha detto se abbiamo preso l'impegno nel 2025 chiuderà l'impianto. Io sono convinto che così non sarà, e questo è il mio dubbio, per cui oggi che usciamo tutti trionfanti. Non lo so, ma il nuovo piano di gestione dei rifiuti della Regione Puglia è lì pubblico sul sito, lo prenda, da pagina 27 in poi sono scritti tutti gli impianti e vedrà appoggiato come sempre. Sono ancora più preoccupato dopo questa sera, perché vuol dire che noi il problema dei rifiuti non ce lo toglieremo più davanti, cioè è sempre un gioco al ribasso, ma in realtà perché le puzze possono essere di più o di meno, ma è bene sapere che quando si trattano i rifiuti non possono portare odore, non possono portare salubrità, porteranno comunque sempre nei luoghi in cui stanno gli impianti. Problemi di natura olfattiva, si spera solo di natura olfattiva, purtroppo su questo, quindi non dal 2003, noi ce l'abbiamo dal 1996 il problema, anche per gli altri comuni. Quindi la battaglia dovrebbe essere quella per la chiusura dell'impianto, a maggior ragione, come quello che ha detto il consigliere regionale, e non per questa soluzione che significa alleviare sì le sofferenze, ma prolungarle. Grazie Alessandro, si stanno via anche per impegni, a questo punto non lo so, io non voglio ledere, scusami, però voglio dire, se devo intervenire il sindaco e il consigliere Brasi. Orlonso va il presidente del consiglio. Sì, no, voglio dire, non sto facendo il presidente del consiglio, e c'è no, anche il consigliere, voglio dire proprio una parola, poi per te, poi chiude il sindaco e il consigliere, facciamo così. Sì, non tolgo tempo a nessuno, intanto grazie per l'invito, io sono Alberto Capello, sono vice sindaco di Castro, soltanto per ricondurmi agli ultimi due interventi, non vorrei passasse il messaggio che per Castro più pulita o Modena più pulita sporchiamo Poggiare. Non è così, l'interesse da parte della nostra amministrazione c'è, io sono qui non a nome personale ma a nome dell'amministrazione comunale, chiaramente la preoccupazione c'è perché quando si tratta di salute penso che è un problema che riguarda tutti, insomma. E poi le passerelle, è stato interessante il consiglio comunale aperto, è stata, per me non è una passerella, cioè sono altri attrattori, non ho capito, però sono alcuni comuni, insomma i comuni si stanno almeno per quello che riguarda il mio comune, si sta muovendo, poi non vi dico in che modo perché non è il momento questo per parlare, però stiamo attivando anche in funzione di questo. Grazie, vice sindaco, Caparano. Il consigliere poi potrà andare via. C'era il consigliere Cavante, poi parla il sindaco e poi il consigliere. Buonasera, mi conoscete, Massimo Cavante, consigliere di Poggiato. La faccio brevissima, signore, perché è tardi e dobbiamo parlare di tutti. Abbiamo parlato dei rifiuti, abbiamo parlato di tante belle cose, quindi significa che il problema si affronta a livello tecnico, ingegneristico, a livello sociale, a livello morale, a livello politico, a livello economico. Il problema dei rifiuti è complessissimo e trovare le soluzioni a questi problemi così complessi ha sempre per la Regione Puglia, senza andare negli anni lontani, partendo da Fitto, Vendola e Milano, comportato delle imperfezioni nei piani di gestione dei rifiuti, che si sono sempre tradotti in disagio per i cittadini, per le busse che qui abbiamo avuto e in aumento delle tariffe. Questo penso sia un dato innegabile. Comunque noi ci muoviamo e produciamo rifiuti, quindi deve essere anche una questione affrontata a livello culturale, ma i tempi qui sono molto lunghi. Veniamo nel breve. Le preoccupazioni palesate oggi in questa assemblea sono state fatte proprie dalla maggioranza tempi andati, non all'ultimo momento, perché
proprio perché ogni volta che si sono cercate soluzioni per Poggiano, la cura è stata più brutta della malattia. Allora, su tutti quei punti che avete visto, e sono contento che il dottore Poggia e tutti i consiglieri di opposizione abbiano messo quei punti, perché forse i cittadini dimenticate un fatto, che tra il consiglio del 13 e oggi c'è stato un consiglio comunale di lunedì a sera, dove c'è stato un deliberato che andava fatto, che va nella direzione dei punti indicati nelle prime slide del dottore Forno. Tutte le preoccupazioni sono legittime e noi ce ne siamo fatti carico e abbiamo deliberato di chiedere che non aumentino le tariffe, perché la tariffa ha una nascita complessa, non è che la decide il comune di Poggiano. La tariffa nasce da determinate situazioni, c'è una norma nazionale, c'è una norma regionale, c'è un qualcosa anche di comunale. Quindi la riduzione della tassa per il conferimento, per il quale l'amministrazione si era già prodigata, ha messo da parte delle somme in bilancio, per cui per quegli aumenti che ci saranno per conferire il nuovo aumento del CDR di spado veloce, CDR in discarica, stiamo protetti perché ci abbiamo pensato, perché abbiamo delle somme vincolate in bilancio che abbiamo faticato a tenere bloccate lì, perché le esigenze di Poggiano sono tante, le strade, tutte le esigenze conoscete, né possiamo spostare somme che sono della strada Salsicciotto cosiddetto, uso pure io questo termine infelice, che poi Salsicciotto non è, a Trapezio si può chiamare magari a Trapezio, ma Salsicciotto non è, non si possono prendere quelle somme e spostare sui rifiuti, perché quelle sono somme di investimento, sono capitoli diversi, non è che possiamo spostare, a casa nostra possiamo mettere la tasca e spostare 100 euro da una parte all'altra. Mi sembra che stiamo in consiglio comunale. Finisco qua. Perché sarebbe bello continuare. Comunque c'è un deliberato in 9 punti che già dà tante risposte a quelle domande, e questo deliberato per chi volesse è agli atti. Quindi molte domande, molti dubbi che i cittadini hanno palesato sono già presenti. Sono già state date le risposte nel consiglio comunale di lunedì, che vi invito a leggere. Grazie per le nostre domande e poi per le risposte, però noi siamo tenuti a darle questa sera ai cittadini. Passerei la parola al consiglio deliberato. Allora, tanto grazie per l'invito, grazie per aver organizzato. Devo ringraziare anche personalmente il consigliere Blasi per una persona comprensiva e insomma ha afferrato quello che era il senso anche di quel consiglio comunale aperto, in termini di aperto però a tutti coloro che naturalmente erano i diretti interessati, quindi tutti i comuni e poi il presidente, l'assessore, l'Ager e naturalmente l'Ancio. Quindi definito i termini di quel consiglio comunale, perché il rischio potrebbe essere quello di stare con troppe ore e magari non riuscire a discutere del merito della questione. Allora, intanto la vicenda è particolarmente complessa perché riguarda il comune di Poggiano, come tutti gli altri, rispetto un po' alla tassa, ai costi che hanno i cittadini, e sono costi che si compongono delle varie componenti. Tra queste componenti c'è quella dei conferimenti agli impianti, ma non è la sola. Quindi la tassa ha la componente legata poi allo spazzamento alla ditta che fa il servizio. Quindi il conferimento agli impianti, in questo caso di Poggiano, è una componente del piano tariffario generale. Lo dico perché sennò si rischia di raddoppiare, di dire delle cose che poi non corrispondono alla realtà. Allora, facciamo un attimino un passo indietro. Vi risparmio, risparmio ai cittadini, chi c'era l'avrà sentito, ma chi non c'era magari non conosce bene, sa che il consigliere Blasi, e tu lo sai bene, c'è stato un percorso difficile per la comunità, una discarica dal 97 al 2005, tu sai tutti i passaggi perché eri sindaco, sai gli avviamenti, i sopralzi, tutta quella storia, una discarica, parliamo di discarica di categoria 1, una discarica che adesso vive la fase di post gestione e interessa anche i comuni, poi magari in un'altra occasione del parlamento. Poi abbiamo avuto un impianto
che nel frattempo ha avuto entrato in esercizio con l'impianto di biostabilizzazione d'aula 2007 al 2010 a maggio, ed è stato quello che era nato per fare altre cose, però è stato trasformato e ha dato notevole disagio alla comunità, e poi abbiamo detto da giugno del 2010 c'è l'impianto della Progetto Ambiente in attività per 15 anni, quindi nel 2025 scade la concessione di quell'impianto. Allora, nel tempo che cos'è successo? L'abbiamo detto l'altra volta, e c'è stata una l'assessore, ex assessore De Santis si ricorderà bene, che l'ha trattato bene con il Consiglio Comunale, una proposta consigliere da parte della Sudogas che dice: sai, siccome tengo l'impianto lì, dammi la possibilità di fare il compostaggio. E lì nel 2012 abbiamo detto no, abbiamo confermato la non disponibilità per lo stato del terreno di compostaggio, perché avevano quindi c'è una prima delibera che è la pietra miliare importante di questa comunità consigliere, cioè diciamo no, non vogliamo, quindi l'impianto per noi è chiuso. Nel 2014 voi avete fatto vedere l'indiano la bufala dei rifiuti zero, il servizio però parte, nello sfondo si vedevano le foto di Nicastro, ex assessore all'ambiente della regione e a fianco al presidente Vendola. Se andate a vedere quel servizio, qualche, forse un minuto, 30 secondi prima di quel servizio, fate la stessa cosa, no? Danilo Lupo dice una cosa importante, ma tu consigliere la saprai, mi dispiace, non vedo Gianfede, ma pure lui era il consiglio regionale. Cioè, che cosa si erano inventato in quel periodo? E siccome c'è bisogno di impianti di compostaggio, Cavallino, Foggiano e Ugento, una parte dei biotunni, la metà, il 60%, li trasformano e diventano impianti di compostaggio. Ed è evidente che quei fuori onda parlano proprio a livello, cioè c'è un particolare modo, poi per brevità non avete fatto vedere tutto, però lo dice, l'impianto di compostaggio ha un impatto d'origine 10 volte superiore all'impianto di biostabilizzazione. E nel novembre 2013, che cosa accade a Lecce? Tenete presente che adesso c'è l'AGER, questa agenzia che raggruppa i 6 ambiti delle 6 province. All'epoca consigliere c'era l'OCA provinciale, presieduto dal sindaco di Lecce. Che cosa fanno? Vedete che il servizio è per riscontrare la regione, in questo caso di Castro col sindaco Perrone, fanno sta proposta. Perrone ci chiama e ci fa questa proposta. E chi si oppone a quella cosa? Il sindaco di Poggiano. È una proposta irricevibile. Per quanto ci riguarda non faremo mai trasformazioni dell'impianto. Infatti Lupo lo dice, al momento forse Poggiardo perché c'è il sindaco, però insomma pure Poggiardo si dovrà adeguare. Vedete il servizio. Noi andiamo nel marzo del 2014, ricorderete tutti, in Consiglio Comunale e Poroso, come diceva all'inizio, deliberiamo in maniera chiara. Consigliere Blasi, Poggiardo ha dato, dico consigliere perché poi e in regione conosci quel deliberato, te lo ricorderai. Poggiardo ha già dato, Poggiardo non vuole ampliamenti, non vuole trasformazioni. Se ci chiudete l'impianto di distribuzione, cioè senza dirci dare 10 milioni di euro, noi siamo contentissimi. Questa è, diciamo, quel deliberato. Successivamente nell'AIA, qui vengo in tocco un attimo l'aspetto dell'AIA, nell'AIA viene scritto quello che si è detto, cioè Poggiardo deve essere, e qui faccio una piccola parentesi, cerco di essere sintetico perché poi le sollecitazioni che mi avete dato sono tante. L'impianto è un impianto di trattamento meccanico-biologico, non è un impianto di bioessiccazione, è un impianto di trattamento meccanico-biologico, TMB. Cioè è stato più o meno raccontato con qualche passaggio, il rifiuto viene, di fatto c'è un 3% che è un 3% di materiale ferroso o ferroso non, cioè metallico non ferroso, c'è un 3% di scarti vari, poi c'è un 44% più o meno che va ad impianto di Cavallino dove poi si produce il CDR, il combustibile rifiuto. Massimo Dravante poco fa faceva riferimento alle difficoltà che quell'impianto ha dato e del contenzioso in atto che stanno per risolvere sempre. E poi c'è invece un 22% circa, le percentuali sono naturalmente frutto anche dei periodi delle stagioni, che va in discarica, cioè viene essiccato, viene portato nella discarica. Attualmente il pari discarica è la discarica di Grottaglie a 117 euro a tonnellata.
una parte che va dal 30 in base al tipo di umido, sempre in base alle stagioni, dal 30, 31, 33 è quella che si perde. Cosa è successo nel tempo? Che lo ricordava anche Alessandro, ma lo dicevi tu in un elemento, no? Avevi fatto eccezione fatta, va bene, per i fumi, delle campagne, delle bruciature, si sono fatte considerare varie ipotesi, e sarà la discarica di imposta di gestione, poi Alfa nel 2014, il programma Alessandro chiarì che non poteva essere, o il tipo di odore non era compatibile, poi l'impianto diceva sono le ruote dei camion, le strade, le avrete lette, le avrete sentite, le abbiamo dette mille volte queste cose. Poi a un certo punto Lorenzo diceva giustamente il biofiltro, abbiamo fatto cambiare all'epoca e lo abbiamo fatto ricambiare l'anno scorso, nel 2018 è stato in primavera, quindi l'hanno cambiato due volte. Questa è stata finalmente il nucleo istintivo della regione. Si è reso conto che quello che abbiamo più volte segnalato, cioè è la quantità di organico, poi i portelloni, io cerco di essere sintetico, ma insomma di vicende ce ne sono tante segnalate. E tra parentesi c'è stato anche il sequestro per un mese da parte della magistratura dell'impianto nel 2013, non dimentichiamo questo aspetto, che pure ho cercato di raccontare e tratteggiare alla presenza del Presidente della Regione. Nel frattempo quest'estate il nucleo ispettivo riscontra finalmente che quello che lamentiamo e diciamo, guardate che gli eluati, i percolati, lo sversamento nell'andra, con componenti di organico che vengono dai camion, che vengono dai velivoli, col caldo, è eccessivo e l'impianto non è tarato, diciamo, non è stato creato per fare quel tipo di trattamento. E finalmente l'ufficio AIA il 27 di luglio ci scrive e dice: guardate che era comunico già, poi scrive a tutti gli altri, in quell'impianto deve andare il rifiuto, deve essere processato il rifiuto da differenziata, da raccolta differenziata con la separazione dell'umido. E che cosa facciamo noi? Consigliere, noi dopo tanti anni di sofferenza che cosa facciamo? Diciamo, se quella è la causa, benissimo, ci mettiamo al lavoro anche un agente per dire va separato l'umido, va tolto l'umido. Allora, per fare sintesi, il nostro problema è il cattivo odore, l'impatto d'origine. Se l'umido, la separazione dell'umido ci elimina quel problema, e già abbiamo fatto una cosa, abbiamo eliminato l'umido. E quindi dobbiamo perseguire quell'obiettivo, farlo, noi per primi appoggiarlo. Per questo poi l'assessore a breve con gli altri amici amministratori, l'ufficio e con voi. Mi fa piacere l'incontro di stasera, perché se volete ci date una mano, ci darete una mano per spiegare ai cittadini il percorso. Io sono sicuro che i cittadini lo faranno diligentemente, atteso che io sono stato contento perché abbiamo programmato due corsi per la compostiera domestica e abbiamo dovuto fare un terzo e forse ne faremo un quarto a breve. Perché? E qui faccio un altro inciso. È chiaro che la riduzione del rifiuto, quello che Sergio Blasi ha detto da sempre, io per questo vi riconosco di essere stato uno che ha visto lontano, ho sempre detto, la riduzione, no, in termini politici si è stato uno che ha visto lontano, poi è chiaro che questi sono stati i fatti. La riduzione del rifiuto, la prima R, la riduzione è la cosa più importante. Se il rifiuto non mi esce da casa perché uno con la compostiera, che grazie a Dio in tanti di noi ce l'hanno nel giardino, lo può tenere in casa, lo mette nella compostiera gestita bene, Claudia. È chiaro che abbiamo risolto il problema dell'umido, abbiamo abbassato i costi. E poi si passa poi al recupero e a tutto il resto, al riciclo, all'utilizzo. È chiaro che le buone pratiche, se tutti entriamo in queste dinamiche, è evidente che, come diceva il dottore Petano, qualche cosa, forse qualche passo avanti lo faremo, eviteremo tra Poggiardo e San Cristiano Botrugno per vedere la sporcizia nelle strade di campagna, ma questo fa parte delle attitudini. E allora, per tornare al discorso, noi abbiamo utilizzato questa dichiarazione dell'ufficio AIA, non l'ha fatta la Regione Alessandro, l'ha fatta l'ufficio AIA, e allora noi già abbiamo i rifiuti che vengono da una parte del lato di Brindisi. Una parte del lato di Brindisi già ci manda a consigliare i rifiuti, no? Perché a Brindisi è stato sequestrato l'impianto di destabilizzazione e hanno diviso lato in due parti, una parte arriva a Poggiardo, l'altra va a Cavallino. Quei rifiuti già non contengono il rifiuto organico, proprio per quel discorso che dicevamo prima.
E allora volete che noi quest'estate, dopo quella drammatica giornata del 29 agosto, che dalle 6 del pomeriggio, consigliere, fino alle 5 del mattino, abbiamo vissuto un'ondata di cattivo odore perché non c'era vento, perché la giornata era calda, volete che ci andiamo a porre il problema se l'impianto tratta? Per noi il problema principale è il cattivo odore. Risolvere quello significa anche dire alla Regione, e sta nel deliberato, se ci chiudi l'impianto domani mattina, noi siamo contenti. L'abbiamo deliberato in consiglio. Se l'impianto non serve, ultimo, il lunedì scorso. Se l'impianto non serve, chiudilo domani mattina. Se l'impianto non serve, consigliere, chiudetelo, andate subito in consiglio regionale, fate il nuovo piano. Noi dobbiamo andare verso, io sono contento che si parte delle compostiere, noi le compostiere di prossimità per le mezze cimiteri, abbiamo partecipato, abbiamo fatto un incontro con l'opposizione e a Banco abbiamo partecipato insieme. L'ingegnere D'Annunzio dice sì, ma la compostiera di comunità, il primo bando era per comuni sotto i 5.000-4.000 abitanti e non potevamo partecipare. Al secondo potevamo partecipare solo per Vaste. Però sempre impianto è quello. Allora se tu dici, ingegnere, questo è un impianto, qualcuno ti dice, ma non sei tu che nel 2014 e l'altro ieri mi hai detto che appoggiato non vuoi più impianti? E allora vai in contraddizione, allora noi dobbiamo puntare la prima erba, quella che rifiuto, dobbiamo cercare tra le compostiere domestiche, tra le compostiere di prossimità, dobbiamo cercare di ridurre. Poi non basta dire, fare una telefonata al sindaco di sai, c'è il bando regionale e risolto il problema del mondo, perché quando mi chiamaste per dire che c'era il bando per la caratterizzazione delle discariche, l'ufficio era già al lavoro, te lo dico pubblicamente, perché sta cosa l'hai scritta 30 volte, siccome io non scrivo su Facebook, ti do la risposta e ti chiedo, allora evitiamo polemiche, però ne ho pure un po', no? Ne ho pure, no, no, aspetta. Poi parlate di questo saggio, adesso sono stato che l'impianto il nostro non è un impianto il, per favore, il nostro è una versione dell'impianto meccanico biologico. Scusate signori, io chiederei, scusa ingegnere, però lei ingegnere ha già detto, il sindaco sta replicando, no, ho capito, però dobbiamo avere anche rispetto per gli ospiti tutti, ma in particolare per Blasi, che poi sta aspettando anche di fare il proprio intervento, quindi pregherei di non fare insomma questo dialogo. Allora, torniamo un attimino alla contesa. Non stiamo fatto le domande, non mi invitate voi. Io sto cercando di rispondere. Sì, ma sono detto che se ci avesse come il portiamo rispetto per piacere. Il consigliere comunale del Basso lo voglio ascoltare pure io. Scusami. Portiamo rispetto a tutti i relatori. Per favore, un po' di pazienza e arriviamo alla fine. Grazie. Allora, prego cortesemente, se può essere sintetico. Vado a chiudere. Grazie. Noi dobbiamo essere anche concreti e dire quali sono le nostre difficoltà e dire qual è la prima. Il cattivo odore, qual è la seconda? Cercare di non avere più impianti, benissimo, la prima che ho detto come la stiamo risolvendo. E qui dico che la Rosei, oggi si sono visti di nuovo, potrebbero partire già a dicembre e non a giugno. La Rosette, quella campia nella quale siamo presenti noi, so che hanno fatto un incontro oggi e stanno cercando pure loro di con la ditta, perché la ditta è in una fase nella quale c'è una prescrizione contrattuale, di poter fare la raccolta del lume. Quindi anche su questo, gennaio non è un mese, gennaio è il termine entro il quale un po' tutti, l'ho detto già e lo ripeto, tutti i comuni, siamo 46, due già lo fanno, gli altri 44 si stanno organizzando, non un dato oggettivo che l'ha detto pure il vice sindaco di Castro. Poi se qualcuno non si organizzerà, vedremo a gennaio. Si organizzerà, nel senso che non ci sono secondo me i tempi proprio tecnici per arrivare a... Non è che dipende dal comune di Foggiato, non è la regione, non è la regione. Allora, in base. Poi c'è il discorso del ristoro, anche qui il deliberato di tavolo, non ve lo leggo per sintesi, consigliere. Noi diciamo, visto che nel tempo ci avete fatto
patire per il poco ristoro che ci date. Fate in modo che i comuni, certo non a tutti perché capisco in base ai volumi, però almeno i comuni come il nostro in proporzione, il conferimento, i cittadini di Poggiardo avrebbero pagato proprio, quindi quella componente che va nella TARI, che vale al momento 80-100 mila euro, Poggiardo andrebbe pagata proprio, perché quella non andrebbe nella TARI e sarebbe un risparmio diretto per i cittadini. E poi diciamo, è chiaro che il ristoro, per poco ristoro va messo in tariffa, non può essere lasciato alla buona volontà del comune che deve fare i calcoli, il comune Poggiardo che deve chiedere. Quindi questo però va messo nel piano, no, già c'è il piano, ma nel nuovo piano va messo, cioè va riordinato, perché il piano del 2013, non il piano di 30 anni fa, il piano della regione del 2013, da quel punto di vista, da questo punto di vista consigliere l'annoso, purtroppo. C'è la legge nazionale, poi no. E poi c'è la legge nazionale. Oh, tocca per legge. Poi ci ha detto pure un giudice, quando per legge tutti dicevano. Zero, nel 2011 ristoro zero consigliere, ecco perché dico le sofferenze di questa comunità non è che sono solo quelle per i cattivi odori, quelle sono sofferenze, poi c'è la sofferenza che abbiamo dovuto obiettivare il ristoro, poi c'è la sofferenza che abbiamo fatto gli altri con tutto quello che teniamo, quindi ecco perché dico il problema consigliere di Grande Ariano, di quello che dice il 2026-2027 non esiste per quanto ci riguarda, noi domani mattina se ce lo chiudete ci fate un grande regalo, ma comunque il 2025 sta nel deliberato, l'impianto per quanto riguarda Poggiardo non esiste più, l'impianto non deve esistere più, perché questa comunità ci ha dato tanto in questi ultimi 20 anni, 19 passati. Ecco, questo è il senso anche del deliberato, poi te lo manderemo, perché è giusto che nei dibattiti che spesso sentiamo nei consiglieri regionali in generale, anche nelle trasmissioni, che a volte sono dei dibattiti distanti dai nostri problemi, perché forse nemmeno li conoscono. Non dico proprio dei parlamentari, ne parliamo dei parlamentari, perché i parlamentari a volte sembrano che vivano in un altro modo. Allora, concludo. Noi, Oronzo, a nome mio, personale, ma di tutta la maggioranza, togliamo quel segnale che ci arriva. Discutiamo, facciamo l'assemblea pubblica, speriamo che la compostiera domestica ne arrivano altre 200, c'è un progetto, si attiveranno le compostiere alle mense e tutto questo. Spieghiamo il processo, dialoghiamo con i cittadini, dialoghiamo soprattutto con le scuole, prendiamo le buone prassi e che impegniamo in stato in questi anni sicuramente una buona scuola e andiamo avanti in quella direzione. Un'ultima cosa però, quando pure lo stesso Gianfredo c'era sui costi, attenzione però, scusate cittadini, anche sui costi, se questo è il costo che oggi va all'impianto di Poggiardo, diciamo che se a Poggiardo vanno 2.000 tonnellate all'anno, se domani 600, io spero di meno con le compostiere domestiche dell'assessore, ma se 600 non vanno più a Poggiardo e vanno fuori provincia, centro, non so quanto tempo da Emiliano, e qui c'è anche nel deliberato, attenzione, ricordiamo Emiliano quello che ha detto, nei limiti del possibile, Claudio l'ha sottolineato, però cercheremo, perché a Brindisi l'hanno fatto, quindi siccome noi non siamo, abbiamo il diritto da me, no? Anche per una cosa, Emiliano ha detto, nei limiti parlamentari del possibile, troveremo una forma magari sui trasporti per dare, okay. Però, dai, io noi l'abbiamo portato in votazione, facciamo bene, noi l'abbiamo deliberato, però ha detto, però vi stavo dicendo, quelle 600 tonnellate di uno, noi speriamo possano essere perché non sono piani, ma quando ma noi nemmeno ci fanno i pianti, ecco perché lui l'ha detto, perché io ho detto ci devi evitare questo, ora speriamo. Quelle 600 tonnellate, dicevo, non vanno fuori provincia, però non vanno appoggiato. Attenzione, non vanno appoggiato significa che c'è una differenza, costo, quindi il costo non è netto. Poi attenzione, da appoggiato ci saranno altre tonnellate che non andranno in discarica. E poi ricordatevi che mandare meno prodotto in rifiuto in discarica è sempre un vantaggio, perché poi uno degli obiettivi dei piani nazionali e regionali è sempre quello, riduciamo la provincia. Quindi, anche sul calcolo di costi ci metteremo nelle condizioni di, attraverso tutte queste varie, con un dialogo forte
e deve essere quello della responsabilità collettiva, non solo della parte di tutti, no? Come ho detto all'inizio, di tutti, ma noi l'abbiamo sempre fatto. Poi forse ci sono delle incomprensioni, ci sono incomprensioni, però su questo apprezziamo. Quindi il ragionamento concludo al consigliere Brasi. Io tengo anzi 10 a 1, non di tolgo, perché ci sono per quanto ci riguarda, però dovete pure voi, pure tu Alessandro, fai qualcosa. Sindaco, scusami. Mi devi dire, voi perché mi sei sembrato comune, l'avvocato dei comuni vicini. Mi devi dire, ma tu, come cittadino Borgiardo, lo vuoi risolvere o no questo problema? Dopo tutto quello che abbiamo detto stasera, lo vogliamo risolvere o no? E allora da gennaio noi cominciamo a separare l'unico. Lo porteremo dove ci indicano e già noi avremo fatto la nostra parte per non avere quell'impianto che ci dà l'impatto d'origine. Grazie. Grazie sindaco. Vorrei ringraziare l'assessore Pappadà che ci ha comunicato che rinuncia al suo intervento per far intervenire il consigliere regionale per il rispetto del consigliere regionale. Grazie assessore. Una cosa in premessa, intanto ringrazio il gruppo dei consiglieri. Non si sente? Sì. No, scusate, sono abbastanza raffreddato. Dei consiglieri di opposizione che mi ha invitato a questo incontro. Naturalmente ringrazio anche il sindaco per la cortesia che mi ha voluto riservare qualche giorno fa spiegando prima del consiglio comunale aperto come veniva, come si era deciso di organizzarlo, in che termini e le ragioni per le quali riteneva di far parlare alcuni e non altri. Quindi io ho aderito comprendendo bene le ragioni di quella scelta e sono venuto con lo spirito di chi vuole dare una mano, non per fare polemica politica, cioè non mi interessa su queste questioni. Le politiche politiche bisogna mettere da parte, stanno a zero. Bisogna ragionare in termini di interesse del territorio, in termini di qualità ambientale, in termini di igiene cittadina, in termini di civiltà. Perché il grado di maturazione di civiltà di una nazione si misura oggi più che mai, in questo tempo in cui i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. Avevate mai visto una cosa come quella della pioggia d'Africasa? Bene, cominciamo a capire che noi siamo responsabili di quella cosa, non tutti, per le scelte che abbiamo fatto, per come ci comportiamo nella nostra vita privata e pubblica. Poi le conseguenze sono quelle, quindi le politiche politiche si mettono da parte e proviamo tutti insieme a fare uno sforzo. Se questo è, siccome io conosco quest'aula più dell'aula consigliare di Perpignano, perché vengo qui a parlare di questo tema, della stessa questione, da sempre con gli stessi toni, senza mai giungere ad una soluzione, e siccome io sono abituato a dire sempre quello che penso, che dal mio punto di vista è la mia verità evidentemente, non di altri, la mia, ma la dico fino in fondo, brevissimamente vi dirò fino in fondo come la penso. Questa aula la conosco molto bene, vengo qui da quando facevo nel 1995 vice sindaco Pontera alla tutela dell'ambiente, quindi mi sono sempre occupato di questa questione. Penso che sia una grande questione quella di come trattiamo i rifiuti, perché riguarda tutte le questioni che dicevo prima, più una questione di sviluppo, di crescita. Sono d'accordo con il rappresentante dei 5 Stelle di prima, almeno così mi è stato indicato, no, non sbaglio. Bene, che è una ricchezza, certo che sono una ricchezza. E io lo so bene, tanto è vero che non mo, 18 anni fa, tolsi i cassonetti dalla strada e introdussi la raccolta differenziata spinta, che significa raccolta monomateriale della spazzatura che produciamo. Quindi so bene che cosa vuol dire che il rifiuto è una ricchezza. Ma proprio per questo bisogna sfuggire da alcuni luoghi comuni. Non chi vi dice che costruire un ciclo integrato dei rifiuti è complesso, è difficoltoso, è articolato, è complicato, non credetemi,
è una bugia, perché dietro evidentemente c'è qualcosa di poco chiaro, di poco trasparente, di opaco, perché attiene a interessi enormi. Quel video che abbiamo visto prima, c'è una cosa che dice Danilo Lupo accanto alle cose che diceva il sindaco, ma c'è una cosa che è la più importante di tutti. Sapete quanto valeva al tempo di quel video? Secondo l'interlocuzione di quegli ingegneri, di quei tecnici che poi erano lì di fatto, non in nome per conto, ma come riferimento delle società che le gestiscono, quegli impianti, la filiera dell'organico in termini economici in questa provincia vale tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non io, lo dice Danilo Lupo in quel servizio. Se non sbaglio, se non ricordo male, dice 17. Allora capite che c'è una domanda che io vi voglio fare. Perché io questo non l'ho mica capito? Perché a seconda della domanda che vi voglio fare, c'è una strada anziché un'altra. Ma voi quell'impianto, per davvero l'impianto, a prescindere umido, seco, quell'impianto, lo volete o no? No, e allora bisogna fare una strada molto semplice e molto chiara. Bisogna dirlo con chiarezza, non umido o non umido, perché l'ufficio AIA può scrivere quello che vuole, sindaco, ma c'è l'autorizzazione integrata ambientale che vale, e lì dentro c'è scritto che il codice CER 200301 è rifiuto non differenziato, e quello entra lì dentro. Quello che bisogna dire a quei signori, ecco perché io volevo parlare l'altra sera lì, quelli che sono venuti lì, i tecnici, io quando dicevo che ho sentito, i tecnici, ecco perché mi sono alzato e mi sono andato, non possono raccontare balle, non possono raccontare sciocchezze, e io sono disposto, in maniera molto amichevole, a giocarmi con lei una pizza, ma lei a gennaio i comuni che passano dalla raccolta differenziata alla raccolta differenziata scritta non li avrà, forse le avrà lei, perché lei con la sua comunità ha subito tutte le sofferenze della presenza di quell'impianto e sa bene che cosa vuol dire lei insieme ai suoi cittadini, e quindi farà il diavolo in quattro, di questo ne sono convinto, per passare dalla raccolta differenziata alla raccolta differenziata spinta monomateriale, quindi la raccolta separata dalla parte organica con il secco non riciclabile. Ma gli altri comuni, e come la mettono con i capitolati? Come la mettono con le società che hanno vinto con un certo tipo di capitolato, quindi con un certo costo e con un certo tipo di ribasso rispetto ad altre società che avevano partecipato a quello stesso bando, per passare da un sistema all'altro così in un mese? E passare dal sistema di raccolta differenziata spinta, lei lo ha detto, sto facendo i corsi per la compostiera domestica, cioè spiegare cosa serve, cos'è, come si fa, e non si fa in un mese, non si fa in 15 giorni, figuriamoci se bisogna spiegare ai cittadini, se lo si fa fare seriamente, come funziona la raccolta differenziata spinta, quali sono, quella da penna deve entrare nella testa dei cittadini, la penna questa è plastica, ma è riciclabile o non è riciclabile? Non è riciclabile, nel secco non riciclabile, ma bisogna spiegarlo ai cittadini, ma per spiegarglielo bisogna, io sto dicendo non che lei non lo fa, io l'ho premesso, so benissimo che mi farà il diavolo in quattro per riuscirci, perché ha subito la sua comunità tutta quella condizione. Allora, capite che è molto più complicato che dirlo in un'assemblea. Io lei lo sa perché legge e si informa come lei, quantomeno per il suo lavoro, no? Lei lo sa che io ho dichiarato più volte che il piano di gestione dei rifiuti che la regione sta preparando, se rimane così io non lo voto. Ma l'ha sentito dire, gliel'ho detto come di persona, e lo sa Grandariano, per una serie di motivi, tra cui anche per quella cosa che mi ha detto l'altra sera Grandariano. Grandariano mi ha detto che questo impianto smetterà di essere TMB fino per la biostabilizzazione del rifiuto non differenziato, quello è scritto nell'aria. Dopo è scritto nel piano, da pagina 27 in poi lo troverà, il nuovo piano di gestione è pubblico, sarà un TMB
per la valorizzazione in chiave energetica. Non si possono scrivere le cose contro le comunità, noi non lo consentiremo, la regione può scrivere quello che vuole, sociale, non lo consentiremo. Io non sto dicendo che le cose, sto dicendo quello che c'è. Faccio un esempio, a Cavallino, se vogliono procurare il CDR, se la città di Cavallino è contenta, lo facciamo pure. Noi nel 2025, se non prima, speriamo, ma quell'impianto, quello che ci sarà io presidio. Ma finché ci sarò io per l'impianto, il 2025, per me è chiude. Poi la regione, lei ci aiuti invece a far capire. E sto dicendo che non lo voglio. Quindi, più aiuto di questo, più aiuto di questo. A far capire di altro, che i 20 anni sono più che sufficienti. Allora, al prossimo consiglio comunale aperto, che inviterà Emiliano, eccetera, mi farà parlare, così glielo dico in faccia come sta la cosa. Ma perché Grandaliano, a me Emiliano l'ho sentito, quindi non posso dire una bugia, quello che ho sentito da Grandaliano, quello sì che ho sentito, ero lì. E comunque glielo ho detto di persona. Ma sai perché, come dire, quell'impianto che è previsto nel piano di gestione, così, per la produzione di CSS, allora se da una parte non vogliamo i termovalorizzatori perché producono diossina e in tutto il mondo hanno piani per la dismissione, in tutto il mondo, addirittura gli Stati Uniti è dal 1995 che non li costruisce, l'Australia li ha banditi da sempre, la Germania ha un piano per la dismissione, gli altri paesi, compresa la Danimarca, che è l'ultima che ha aperto quello famoso, che ha aperto la pista di sci, che è diventato famoso, li stanno dismettendo. E come dire, poi c'è qualcuno che vorrebbe costruire uno per ogni provincia in questo paese, che ha anche funzioni di altissima responsabilità nel governo. Ecco perché la cosa che dicevo prima, la gestione dei rifiuti è ricchezza, che invece di ritornare in testa ai cittadini, è ricchezza per qualcun altro, anzi, e bottino privato per qualcun altro, questa è la verità vera. E allora è pochissimo, certo, è pochissimo. Allora la strada che bisogna produrre per chiudere quell'impianto, ecco perché la mia domanda non era retorica, è un'altra, perché se noi guardiamo a pezzettini il sistema, è chiaro che ci sembra complesso e articolato, ma il sistema non lo si può guardare a pezzettini, bisogna guardarlo ciclo integrato dei rifiuti, dal momento in cui lo produciamo. E che cosa ci dicono le buone pratiche? Bisogna ridurre la produzione dei rifiuti, e per produrre la riduzione dei rifiuti bisogna fare determinate cose. Bene. Poi la raccolta, poi il trasporto, poi lo smaltimento. Quel ciclo integrato deve tenersi insieme con in testa l'interesse generale, con in testa il bene dei cittadini, dei territori, delle comunità e dell'ambiente in cui viviamo. Se non la politica, noi, io e lei sindaco, non parte da questo, non ne usciamo, non ne veniamo a capo, e lì continuerà ad essere un bottino privato per pochissimi, è un problema, oltre che un costo salatissimo, per tutti gli altri. Allora, per venire via da questa situazione, per rimandare con i piedi per terra sulla questione di questa sera, sull'impianto di Poggiano, ma scusate, ma come si può ottenere un impianto, visto che noi produciamo, no, 40% della frazione del complesso del rifiuto che ognuno di noi produce, circa il 40% è umido, quindi l'umido lo dobbiamo trattare, è quasi la metà del rifiuto, ma com'è che quella parte di rifiuto nella nostra provincia, quali impianti lo trattano? Impianti come nessuno, impropriamente, perché quella parte si tratta negli impianti di compostaggio, una parte nelle compostiere di prossimità, laddove si possono fare, laddove ci sono, una parte nel compostaggio domestico, nell'autocompostaggio, nello smaltimento, nell'alto smaltimento della parte organica. Lo facciamo i nostri vecchi con la fossa in campagna, ci viene di nuovo da inventare. Da sempre è stato fatto così. E perché non ci sono gli impianti di compostaggio? E anche se li prevedono, cosa che gli ho detto a Grandaliano, sulla carta, nel nuovo piano, di fatto non li vogliono fare. Perché incide con un pezzo rilevante dal punto di vista degli interessi economici. Perché se tu mi dici io faccio impianti di 70.000 tonnellate anaerobici per la produzione sempre di energia, ma se tu lo fai da 70.000 tonnellate non troverai mai le comunità, il consenso sociale sulle comunità, perché non le vorranno quegli impianti, e quindi di fatto
fatto tu stai dicendo non lo voglio fare, non lo posso dire, ti prevedo di quel tipo, così dicono quelli che non lo vogliono, e dicono ma non troviamo nel consenso, e non troviamo la gente che li vuole, e i cittadini non li vogliono. Ma se tu fai quello che ho detto io da anni, le sai a Ugento, Melpignano e Campi ci sono i famosi impianti del piano fitto, mai entrati in funzione per la selezione dei materiali della raccolta differenziata. Facevamo gli impianti pubblici per la selezione della raccolta differenziata, ma non facevamo la differenziata. E quindi fatemi capire che servivano quegli impianti. Tanto è vero che sono stati tutti vandalizzati, tranne per pochi anni quel di Melpignano che ha funzionato, perché c'era un, stavo per dire una parlaccia, un cretino come me che si metteva lì e non c'erano santi, sbatteva la testa contro il muro, ma non la spuntava, quello lì che lo aveva vinto, ma che poi aveva avuto la gara, ma poi ha dismesso velocemente, perché io non sono stato più sindaco, l'impianto, e se n'è andato, e non voleva mai aprirlo. Ma questa è un'altra storia. Quegli impianti hanno l'ossatura per fare, in questa provincia, tre piccoli impianti di compostaggio aerobico, per raccogliere la produzione di umido che questa provincia produce, in maniera tale da evitare i costi esosi di trasporto, in maniera tale da poter avere impianti di piccola taglia, interamente pubblici, non pubblici perché metti i soldi per costruirli e poi li metti a gara per i privati. Perché quella cosa che tu metti per costruirli va nel piano di ammortamento in una piccola parte, ma se tu sei un'agenzia e trasformi quel pezzo di agenzia, ecco perché io votai in consiglio regionale a favore della nascita dell'agenzia, perché tramite l'agenzia tu puoi avere una piccola parte dell'agenzia che diventa azienda speciale, che può dotarsi come le aziende speciali di personale proprio e gestire direttamente il pubblico quegli impianti. Così tu hai un taglio secco del costo della tariffa e quindi quella che ricade, cioè del conferimento, e quella che ricade sulla tariffa dei cittadini. So se è chiaro il ragionamento. Allora quella è la strada. Ecco perché io non ero e non sono d'accordo con un piano come quello che mi viene prospettato. E quella è la strada per uscire anche definitivamente dall'impianto di Poggiato. Perché se tu hai gli impianti di compostaggio, gli impianti come quelli di Poggiardo, torniamo al servizio, non ti servono a niente, perché tu raccogli la parte umida e la parte umida la valorizzi negli impianti di compostaggio, che sono impianti dedicati a fare quel lavoro, e non hai bisogno di prendere il rifiuto organico raccolto separatamente, di portarlo nell'impianto di biostabilizzazione, gli butti un po' d'aria. Attenzione, quando lo prendi il trasporto per portare un impianto di compostaggio di biostabilizzazione, paghi per buttargli un po' d'aria, paghi, siamo al secondo passaggio, e poi lo porti in discarica, che non è che sparisce, e paghi ancora tre passaggi. Chi li paga? I cittadini. E perché? Ma colpa del sindaco? No, del sindaco, glielo dice la legge, la tariffa, il costo deve essere pari a quella che pagano i cittadini, al 100% del costo complessivo. Sei obbligato, c'è poco da fare, quindi devi lavorare per poter tenere la tariffa bassa, quindi anche il costo che pagano i cittadini, devi lavorare sul sistema complessivamente. Se tu hai l'impianto di compostaggio, non fai più quei tre passaggi, non prendi l'umido, trasporto, primo passaggio, prendi l'umido, lo porti all'impianto di biostabilizzazione, primo passaggio, trasporto per portarlo alla discarica, secondo passaggio, discarica, terzo passaggio, sono tre costi. Se tu prendi l'umido, ti fermi subito dopo, prendi l'umido, lo porti all'impianto di compostaggio, un unico passaggio, quindi hai due passaggi in meno e meno costi, e quindi meno costerà la tariffa che ha per i cittadini. È molto complicato tutto questo, è così complesso, è così articolato, no, è semplice, se hai nella testa l'interesse dei cittadini, diventa molto articolato e complicato, se li devi forte, scusatemi il termine, i cittadini, questa è la verità, E allora io dico, per uscire, ecco la domanda, e mi avvio a chiudere, perché cioè, potremmo, come giustamente ha detto lei, stare qui a discutere fino a domani mattina, tante sono le cose, ma ecco la mia domanda: si vuole davvero uscire da quell'impianto definitivamente? Bene, bisogna dire alla regione, e io questo lo sto facendo, e non è che mi costa poco,
io sono stato il più votato in Puglia, ma com'è che io non entro mai nel governo regionale? Né la volta prima con Vendola, né stavolta. Io sono stato il più votato la volta scorsa e il più votato questa volta. Lo dico scherzando, basta che faccio gli interessi che la gente mi vota nel mio territorio e non guardo in faccia quello che sono. Com'è? Meno voti la prossima volta. Possibilmente non essere eletto. Scherziamo, torniamo alle cose serie, perché questo è un argomento serissimo ed è bello vedere l'opposizione e la maggioranza, il sindaco, io ne do atto, che viene qui, sta, ascolta, dice la sua e discute, perché questo è un problema di tutti, come dicevo prima, non è un problema di colore politico. Allora, per uscire da questa situazione bisogna dire, e io la mia parte l'ho già detto, continuerò a dire, fino a che non arriverà il piano in regione e se non si modifica l'unico strumento che ho, io consigliere sono, non ho altri strumenti, quello di dire sì, voto a favore oppure no, non voto a favore, e spiegare perché voto a favore o perché non voto a favore. Questa è l'unica cosa che posso fare, e costruire una mobilitazione, andare in giro come stasera, come sono andato in tanti altri comuni, e dire la mia qui questa sera, questione specifica degli impianti di destabilizzazione di Poggiardo, in altri comuni altre situazioni. Per uscire da quella cosa bisogna dire che bisogna fare gli impianti di compostaggio, ma perché la gente li accetta gli impianti di compostaggio? Che lei diceva prima, io ho detto con una delibera dal 2014, non voglio più impianti, persino una compostiera di prossimità, che non è proprio un impianto, non la voglio. Giustamente, che non è proprio, no? Giustamente, dice, con quello che ho subito, con quello che ho vissuto in questi anni, non voglio proprio sentire neanche quella. Siccome la sensibilità ambientale di San Miglio di Meni negli anni è cresciuta moltissimo, fortunatamente, è evidente che le persone, se tu gli dici impianti, capiamo bene. Tanto è vero che lei lo sa, in preparazione del piano la regione emanò delle manifestazioni di interesse, e in provincia invece due comuni dietro una disponibilità degli impianti di compostaggio, Nardò e Soleto, appena hanno visto di che cosa si trattava sono scappati. Allora, o fai piccoli impianti come quelli che dico io, aerobici, fermentazione naturale, ma funziona di più, sì, ma se sono piccoli impianti, sono collocati nei posti giusti, secondo legge, nei posti, questo è per esempio i posti giusti, secondo legge, 2500 metri da centri abitati, quello dice la legge, ma perché non dobbiamo rispettarlo? Cioè, è scritto, è aziende, prescritto dalla legge. Allora, piccoli impianti, che questi puoi ragionare con le comunità e spiegare che se produciamo rifiuti da qualche parte dobbiamo smaltire, non è che ce li possiamo mangiare, no? E allora questo ti permette di avere un confronto e di risolvere il problema dell'impianto antipoggiato, come tutti quei comuni che hanno impianti come il vostro, che giustamente soffrono la condizione di avere un impianto complesso nel proprio territorio. E allora quella è la mia uscita, ecco la mia domanda iniziale. La battaglia da fare è dire, calma, altro che 70.000 tonnellate, per la produzione di energia, o facciamo compost o facciamo produzione di energia, perché ancora una volta, perché produzione di energia? Perché c'è il business finanziario, perché c'è l'incentivo, e quindi tu puoi risolvere il problema dei rifiuti, oppure vuoi dare l'incentivo alla società, all'industria che vuole utilizzare i rifiuti, non solo per pagarsi la tassa che tu devi pagare per portare, per conferire, ma vuole prendersi anche l'incentivo per chi c'è comunque energia elettrica. Basta questa robaccia. E ci sono direttive comunitarie che lo dicono esplicitamente. Il pacchetto sull'economia circolare è chiarissimo da questo punto di vista. Riuso, quell'impianto io me lo terrei, ma sa come? Gli direi in grande aria, come votare l'impianto? Ma quella deve essere una fabbrica dei materiali di riuso. Quello sì, perché porta ricchezza, porta occupazione. Allora quell'impianto me lo dai, è scritto nel piano che mi dai un impianto? Non voglio il CSS, voglio la fabbrica dei materiali di riuso, perché lì sì, prendo in maniera selezionata i materiali che devono essere portati a riuso, quindi non c'è umido, non c'è percolato, non c'è chiacchiere, e posso produrre la morte. Io quello che prenderei, quello farei, quella è la strada per uscire da quel tipo di impianti e per poter finalmente chiudere il ciclo dei rifiuti in questa nostra provincia, replicabile nelle altre province della Puglia.
ma almeno ragioniamo, se abbiamo un'idea chiara, di questa nostra provincia. Se facciamo questo, il rifiuto non è più un problema, ma diventa davvero una risorsa e una ricchezza. Però dobbiamo farlo sapendo che ci scontriamo con le grandi lobby e ci vuole coraggio, perché io so cosa vuol dire scontrarsi con quel mondo, perché l'ho vissuto, subito e paghi le conseguenze in termini politici. È chiaro? Però sono... piccoli piatti di compostaggio, no? Ma non intende le composte di comunità, oh. E le composte di comunità c'è una manifestazione che comunque i comuni hanno espresso in questi anni, ci cioè sono ferme adesso, ad oggi non è tutto bloccato. Non lo so, questo non lo so dire, è una sportella, c'è un progetto di 1 milioni di euro.